No, aspetta, ho messo destra. Mi sentite? Funziona? Ho messo. Aspetta 2 secondi. Ciao amici, datemi 3 secondi che mi ha fatto come al solito casino. Sono sul microfono giusto? Sì, buonasera amici, buonasera. E rieccoci qui. Dio mio. Stavo partendo con la live e Stream mi fa. No, guarda, cioè, non puoi andare in linea perché c'è un problema con la connessione. E quindi sono un po' andato nel panico, tipo, che cazzo sta succedendo? Però no, era soltanto la VPN che non gli piaceva per niente. Niente, poi abbiamo risolto. Come vi trovo, amici? Come mi trovo stasera? Allora, ho dovuto sistemare un sacco di robe perché OBS era. Ah, si vedono due chat. Ah, ma allora funziona la chat! Ah, aspetta un attimo. Oh, ok, perché durante la live non mi funzionava. Cioè, quando stavo facendo le prove, non mi funzionava la chat. E pensavo che non andasse perché non si vedeva scritto nulla. Ma dura pochissimo. Oddio, aspetta, perché adesso è scomparso? Perché adesso è scomparso? No! È strana questa cosa. Faccio così? È molto strana questa cosa. Vabbè, lasciamola così. Ma perché prima è apparsa e poi. Dovrò capire perché, dopo tutto questo tempo che mi sono abituato a Twitch e alle cose lì, qui è un casino. Ofander, grazie mille, ti do il benvenuto nel regno. Amici, aspetta, tra l'altro perché devo. Iscritti. Ecco così. Devo capire dove tenere d'occhio le cose che succedono in chat, perché è un po' un casino qui. Ah, non è messaggi principali, devo mettere questo. Chat dal vivo. Anche qua, chat dal vivo. Ok. Ok, sto sistemando un po' di cose. Sì, ragazzi, ormai. Sì, tutti i video che vengono fatti, tutte le live qua si salvano. Rimangono salvate in automatico sul canale, quindi da quel punto di vista non dovete preoccuparvi. State super tranquilli. Tra l'altro, per quelli che sono appunto ancora nuovi, avvezzi alle live, vi dico un po' come funziona di solito. C'è quasi sempre un 20-30 minuti di pre-live dove si sta a chiacchierare del più e del meno. Vi racconto un po' cosa sto facendo, la mia giornata, parlo anche un po' con voi. E poi dopo ci si sposta al main event, che appunto, come potete vedere, stasera sarà Lego Harry Potter. Fredwolf, grazie mille, mio fratello, grazie anche a Raffa, benvenuti nel regno. Ragazzi, sì, volevo dirvi questa cosa, dato che anche me lo stavate chiedendo anche l'altra volta e tutto quanto, e volevo fare testare le cose per bene, ho attivato gli abbonamenti al canale. Li potete trovare sia nella descrizione di questo video, potete trovarli c'è il tasto abbonamento sotto ogni video, c'è il tasto se andate sul profilo, dovrebbe essere abbastanza easy. Da cellulare vi dico già che a quanto pare non c'è il tasto. Direttamente il tasto abbonati non lo hanno ancora messo, ma se andate proprio nella descrizione di questa live che state guardando, il tasto c'è. Se andate, potete vedere quello che, come dire, potete le cose a cui potete avere accesso come abbonati. La cosa molto molto bellina, devo dire, è che qui mi ha permesso di fare più tier di abbonamento. Per adesso io ne ho fatti due che adesso vi andrò ad elencare. Facciamo un po' di televendita per un po' di self-promoting. Darks, grazie mille per essere entrato nel regno. Ah sì, ho ottenuto, diciamo, un po' la lore, chiamiamola così per mancanza di altri termini, del regno, perché è stata una cosa che ci siamo sempre portati dietro su Twitch. Io, la community, l'ho sempre chiamato il regno, così, perché voglio essere il vostro re supremo e dittatore, assolutamente per ingigantire il mio ego. Infatti ho fatto due tier che potete vedere. Uno è quello da quanto ho messo 1,99 al mese, che è il cittadino del regno. L'altro è quello da 4,99, che è il cavaliere del regno. Quindi saremo tutti cittadini e cavalieri e poi gli immigrati che stanno qui a rubarci il. No, quello no. quello no. In cosa consistono gli abbonamenti? Partiamo da quello base, perché poi alla fine in realtà ci sono due cose in più. Si ha il badge. A parte il fatto che, vabbè, si ha. Qua c'è la cosa che si ha il nome evidenziato in verde, che è così che da farlo risaltare meglio in chat. Si hanno le coroncine,
che ognuno, come vedete, tutti gli abbonati hanno la coroncina. Le coroncine le potete vedere su nella sezione abbonati, sono, come dire, in evoluzione, perché c'è la corona di bronzo, che poi passa a quella d'argento, quella d'oro, c'è quella di platino, quella di diamante, quella super iper mega che non mi ricordo neanche io come ho chiamato, ma tanto... Un po' mi dispiace che adesso sul canale Twitch alcuni erano già arrivati alla corona dei 2 anni. Ora dovremmo ricominciare tutti da capo. Ci vorrà un po' per arrivare alla corona dei 2 anni. Però il... cos'è? Il 20 di dicembre 2024 avremo le prime corone fighe. Assolutamente. Thomas Cestari, grazie mille, ti do il benvenuto nel regno. Oltre, dicevo appunto, alle corone ci sono le emoji personalizzate, vedo che qualcuno le sta già spammando, ho un sacco di emoji che devo caricare, ma anche qui, esattamente come su Twitch, gli slot di emoticon che puoi caricare sono definiti da quanti iscritti hai. Di base, siccome quando li ho fatti ne avevo 0 perché li avevo appena attivati, ne ho potuto mettere solo 4. Quindi ho messo 3 mie e una di luna incazzata. Poi man mano andrò ad aggiungere anche le altre in modo da ingigantirle. Poi in realtà ne faremo di nuovo, perché era da un po' che volevo rifare le emote, anche perché secondo me le emote devono essere basate sui meme del canale, sui meme delle live. Vabbè, oltre a questo c'è la risposta prioritaria ai vostri commenti, soprattutto ringraziamenti. Niente chat rallentata in questo momento, la chat è in modalità slow, vuol dire che potete mandare un messaggio ogni minuto, perché sennò diventa un casino perché sono tutti. In teoria, da quel che ho visto, gli abbonati non dovrebbero avere alcun tipo di limitazione, non dovrebbero avere limitazioni per la slow e possono spammare quanto vogliono. E manca il salo, solo devo mettere Tommy. Adesso vi ringrazio, datemi solo un secondo che chiudo questo discorso degli abbonamenti. E ho deciso anche di mettere... ci saranno dei, come dire, degli aggiornamenti e delle anteprime esclusive per gli abbonati, perché adesso nella tab community posso scegliere di postare delle cose solo per gli abbonati, e volevo usarla per darvi dei piccoli sneak peek sui video a cui sto lavorando, sia dirvi dei video a cui sto lavorando che magari non dico pubblicamente sui social, perché sennò letteralmente mi fottono le idee, perché mi guardano come degli avvoltoi, e anche per, sai, darvi delle immagini in anteprima, spezzoni, magari pensavo di caricare anche dei blooper dietro le quinte quando ce ne sono, che sono tutti contenuti che non avrebbe senso mettere normalmente sul canale, quello no, però da mettere appunto per gli abbonati potrebbe essere una cosa buona. E invece nel tier da cavaliere, questo da 4,99, include tutte le cose che abbiamo appena detto, ma in più c'è anche il link per entrare nel gruppo Telegram degli abbonati e nel Discord degli abbonati, perché comunque è uno spazio un po' più ristretto per la community, dove poter chiacchierare tra di noi anche fuori dalle live, fuori dal tutto, e funziona. E tra l'altro vi dico, perché so che è il metodo migliore per venderlo, che su Discord si scopa un botto. Discord ormai mi è scappato completamente dal controllo. Ormai il mio Discord, la cantina del regno, vive di vita propria, cioè ormai i ragazzi hanno proprio creato lore, robe, cose, sono tutti che si fidanzano, si scopano, non lo so, io però vi dico che so che nel Discord oggettivamente si scopa un botto. Non l'ho messo nella descrizione di YouTube, perché penso che non me l'avrebbe approvata YouTube se la mettevo così, però io, cioè... Mio, metto le mani avanti. Marzia, grazie mille, benvenuto nel regno. Grazie anche a Magdalena Di Piero, a Rachele Nuini, ad Ale, a Giacomo Citti. Grazie amici, grazie per il supporto. E ultima cosa, poi chiudo il momento spammino. Poi chiudo lo spammino. Ho messo anche la super chat, perché me l'avevano chiesta, c'era la gente che diceva, quindi se volete fare una donazione per supportare il canale, o se volete mettere in risalto il vostro messaggio, assicurarvi che lo legga, perché ce ne sono veramente un sacco nella chat, c'è la super chat qui, quindi pronti, ho detto tutto. Ma un tier di abbonamento da 20 euro che include foto di te, Andrea, insieme? Guarda, il fatto è che anche volendo non penso di poterlo fare, perché le guideline di YouTube specificano abbastanza chiaramente che non puoi promettere cose, foto di nudo, robe un po' troppo illegali, ecco. Però su Telegram in realtà ci sono foto di me nella doccia e video di me nella doccia, quindi sì.
Una curiosità, come si fa a diventare mod? Domanda alla cavolo. Non è una domanda alla cavolo, per diventare moderatore diciamo che bisogna essere un pilastro della community, un pilastro del regno. Tutti i moderatori del canale sono persone che semplicemente seguono da tanto tempo le live, molti dei quali ho anche avuto il piacere di incontrare di persona alle fiere, agli eventi, e semplicemente sono persone che ho avuto modo di conoscere e di discutere nel corso di anni, di cui mi fido e che hanno avuto piacere, che io ho avuto piacere di mettere come guardie del regno, perché ricordiamoci che i mod sono le guardie ufficiali del regno. Mostraci i piedi? Quello sono per gli abbonati. Che qua non si chiamano abbonati, si chiamano membri in teoria, perché siete membri, siete i miei membri. Che bello, siete i miei piselli, ma... Sul tab della sezione commenti è piccolissima. Ma in che senso? Ma dici questa schermo? Ma sì, chi se frega, la vedi normalmente. È che diciamo che la tenevo sempre perché chi magari su YouTube guardava, su Twitch guardava il video in differita, almeno aveva la chat a schermo e vedeva cosa scrivevano le persone. L'unica in vita mia che ha detto il mio cognome bene. Davvero? Ma bene, Nuini non mi sembra molto difficile come cognome. Dicevo Carciofi? Ma lo giochi su Steam? Sì, anche perché, allora, io ieri ho buttato veramente tutta la mia fottutissima giornata per Lego Harry Potter, perché io ricordavo che ci fosse su Steam Lego Harry Potter. Infatti, la ragione per cui ero addirittura in hype di fare Lego Harry Potter è che per una volta non avrei dovuto ammazzarmi a scaricare ROM illegalissime da internet per farlo andare bene, perché il 90% dei giochi di Harry Potter vecchi ormai non li puoi trovare legalmente, devi per forza scaricarli da qualche parte. Vado su Steam e non lo trovo. Me lo cerco su Google, mi apre la pagina da Google di Lego Harry Potter su Steam e mi dice che non è disponibile nel nostro paese. Per qualche ragione noi poveri italiani siamo come sempre l'ultima ruota del carro, persino quando si tratta di Lego Harry Potter. E c'ho la VPN, ho provato anche a cambiare virtualmente la mia location, mi sono messo che ero svizzero, ma comunque non me lo faceva prendere da Steam. Quindi ho detto, vabbè, nessun problema, mi hanno detto su Telegram, mi dicono guarda che se vuoi c'è sul PlayStation Store. E ho detto va bene, lo possiamo fare su PlayStation. E mi sono messo di pomeriggio a spostare la PlayStation dal salotto al PC e a cominciare a collegare l'elgato, tutti i cavi per poter registrare dalla PlayStation e fare live dalla PlayStation mentre ero al PC. E non mi andava perché la live mi laggava a merda. Come ho scoperto, probabilmente perché mi serve un cavo più potente, ma fino a che sono arrivato a capire che mi serviva un cavo più potente, ci ho perso tutto pomeriggio. Poi ho detto, ma senti, su Instant Gaming c'è il gioco di Lego Harry Potter che costa 2 euro, fammi fare un test, tanto sono 2 euro anche se li ho buttati, chi se ne frega. Beh, oddio, 2 euro sono tanti, potreste fare un abbonamento con 2 euro. Ah, tra l'altro si possono anche regalare gli abbonamenti, dico sta cosa. Quindi compro da Instant Gaming la chiave di Steam, la metto su Steam, me l'attiva senza alcun tipo di problema e scarico il gioco. Quindi PSA per voi, che piccolo advice, anche se un gioco non è disponibile dallo store di Steam, se comprate la chiave su un sito esterno funziona lo stesso, potete attivarlo e giocarlo tranquillamente. Quindi sì. Breve storia non molto allegra con Steam. Esatto. Ma perché stai giocando a Lego Harry Potter? Perché voglio giocare a Lego Harry Potter. Scusami. E perché in realtà volevo fare qualcosa nel mezzo prima di cominciare con l'Ordine della Fenice. Il Lego Harry Potter l'avevo comprato su disco ma tipo 4 anni fa. Ma pensa che per moltissimo tempo io non potevo neanche usare... Non ho avuto nel mio PC il lettore di dischi. Cioè io per il mio PC... Oddio, adesso non voglio tirarlo fuori. Io mi sono comprato... qualche anno fa un lettore di dischi USB da collegare alla cosa, perché volevo vedere in realtà i video di matrimonio dei miei genitori e i video vecchi miei di quando ero bambino e delle mie recite, ma erano tutti su CD, quindi io dovevo per forza trovare un modo per leggere i CD. Per il resto io non uso un CD nel computer da veramente 10 anni. Tanto Lucia ti aperta, grazie, non mi ricordo se ti ho ringraziato. Sei un bravo ragazzo, ti voglio molto bene, grazie. Ma hai giocato a Red Dead Redemption 2 e GTA 5? Sì, ho giocato ho giocato tanto a GTA 5. Red Dead Redemption l'ho iniziato più volte, ma mi cago il cazzo dopo un'ora perché devo trovarmi il tempo necessario per giocarci. E i giochi
della Rock, il design della Rockstar mi ha un po' cagato il cazzo, perché Redemption è un gioco incredibile, assolutamente, ma al 70% quello che fai è tenere premuto un tasto mentre vai a cavallo e i personaggi parlano, e mi rompo un po' il cazzo. Max, grazie mille, ti do il benvenuto nel regno. Ricaricherai le live sull'archivio? No, ragazzi, le live si salvano già qua sul canale, non ha senso che le ricarico. CD? I miei video sono su cassette? Quando li aveva girato mio papà, in origine erano su cassetta anche i vecchi video nostri. Anche perché nel... cioè... no, oddio, non sono... sì, c'era il CD, però era ancora all'inizio. Poi semplicemente li ha masterizzati su CD. Il gioco l'hai giocato in passato? Sì, Lego Harry Potter l'ho giocato quando ero piccolo. Cioè piccolo, sì, non so quando cazzo è uscito, comunque ero bello un po' tanti anni fa. Non l'ho giocato in tempi recenti, ma non l'avevo mai finito. Cioè ho giocato un po', ma perché come dicevo ero già abbastanza uscito dalla mia fase dei giochi Lego, che erano un po' tutti uguali, mi ero già un po' rotto il cazzo. Quindi sì, l'ho giocato un po' perché era Lego Harry Potter, ma basta. Sì, il problema di Red Dead è che a differenza di GTA gli spostamenti sono lunghi. Però dai, alla fine ne vale la pena. Lo so, è solo che io sono molto pigro con i giochi. Ah, tra l'altro sì. Oh, che bello, ho notato adesso che siete usciti, che gli abbonati sono usciti sul canale. Perché adesso se voi andate nella home page del mio canale di YouTube, quella visibile a tutti, c'è una sezione dove si possono vedere gli abbonati. Quindi attenti a cosa mettete come foto profilo, perché ora siete visibili sul mio canale. Adesso palese domani ci sarà un pisello enorme con scritto vaffanculo Kalel in prima pagina, però carina come cosa per tenere coinvolta la community. Speriamo ci siano i piedi Lego di Malfoy. Eh no, ma non ce li hanno i piedi Lego, perché c'hanno i pantaloni. Lo giochi perché lo gioca il Trono del Muori? Sì, sì, lo faccio solo per tributare il Trono del Muori. Ma però cito le fonti, perché il Trono del Muori si sa che ha inventato Lego Harry Potter. Nella mia regione gli abbonamenti non funzionano, ma si usa una VPN, bimbono per tutta la VPN, rimane l'abbonamento o speso soldi a cazzo? Guarda, per non farti spendere soldi a cazzo ti dico che non ne ho idea, sinceramente. Io do il solito consiglio: hai un dubbio, cerca esattamente il tuo problema su Google, perché qualche povero stronzo che ha avuto il tuo stesso problema lo troverai. Tipo io quando non riuscivo ad aprire lo sportello del modello preciso della mia lavatrice, e ho trovato un video di 10 visualizzazioni su YouTube di un tizio che spiegava come aprire lo sportello di quel modello di lavatrice. Quelli sono i momenti in cui veramente amo internet per la grande fonte di conoscenza che è. Quindi se cerco piedi Lego su Rule 34 non trovo nulla, proviamo. Poi torna a riferire. Penso che la vedi solo tu la lista di abbonati, davvero? No, io li vedo. No, mi sembra di averlo messo disponibile. Hai un dubbio? Chi sarà abbonati lo stesso? Che libro mi consigli come lettura leggera? Guerra e pace, guarda, potrebbe essere interessante. Mariocchino, grazie mille, sul benvenuto. Ma come si respira? Per caso il gioco anziano su PC ha per caso bisogno di patch correttivo come widescreen, fixed texture, robe così? Ma ti riferisci a Lego Harry Potter o agli altri? Molti dei giochi di Harry Potter che ho portato, tipo il primo e il secondo Harry Potter del PC, li ho dovuti fissare con un botto di cose, patch aggiuntive, andare a toccare i filini. Ma in realtà anche Lego Harry Potter, Lego Harry Potter, nonostante fosse da Steam, non me lo apriva. Cioè, lo apriva ma me lo mandava in barra e non riuscivo a tirarlo fuori. Sono dovuto andare nei cazzo di file INI a cambiare manualmente le dimensioni dello schermo per farlo partire. Che brutto che c'è il mio cognome. Poi sempre... ah, ma è la nostra Maria. Ok, infatti per questo lo riconoscevo. Vabbè, penso che potete cambiarli, i vostri utenti. È vero, tra l'altro, in effetti qua ci sono molti più nomi e cognomi rispetto a username. Domani mi consiglio il brodino con le stelline? Sì, è molto buono. Dovresti fare una tier list sui migliori piedi dei personaggi di Harry Potter? Non so se si possono fare... non so qual è la policy sui contenuti sessualizzati. Ovviamente facciamo la tier list sui piedi, per i piedi più forti, cioè chi corre più forte. Potrei mai riportare per la PS1? L'abbiamo fatto tempo fa. Tempo fa.
Lego Ripatti ci ho giocato di recente con la Switch. Ah, cazzo, per la Switch sarebbe stato interessante. Ah. Mamma mia, Calerse è la persona che seguo da più tempo sui social, mi hai cresciuto. Beh, grazie, è una cosa che mi dicono in tanti. Mi fate venire un po' di ansia quando fate così, sarò sincero. Che mi dicono tipo... Cioè, io ti seguivo quando avevo 12 anni e adesso mi sposo. O tipo, adesso sto cominciando l'università, o adesso vado a lavorare. Non so, quando mi fate queste cose mi fate... tipo... Ok, cioè è una cosa molto wholesome, no? È molto bella, però ogni tanto dico, ok, Dio mio, da quanto tempo sono qua? Lusat, grazie mille. Harry Potter e l'Ordine della Fenice per Nintendo DS è il mio preferito. Non li ho mai giocati per le... Li ho giocati solo per PC e alcuni per PlayStation. Sai cosa vorrei però giocare? Harry Potter e la pietra filosofale per Game Boy Advance, perché era un gioco di ruolo. Era un gioco di ruolo a turni con le abilità alla Final Fantasy. Quello una one shot mi piacerebbe farla prima o poi. E non è da escludere che la facciamo. Non è da escludere che la facciamo. Io il tuo primo video l'ho visto quando avevo 7 anni. Mi dispiace per te, non so, spero che abbia visto un video pensato per... Io non ho molti contenuti pensati per bambini di 7 anni. Perché anche nei video più family friendly comunque qualche insulto, qualche bestemmia ce la metto. Ma è vero che Guardi Legacy per Switch esce a luglio? Eh sì. Eh sì. Potrei mai giocare di Star Wars? Il sequel di Jedi Fallen Order, Fallen Survivor? Io lo sto aspettando parecchio. Quello sarebbe figo farci una serie in live. E guarda, vi dirò ragazzi... Se vedo che le live qui vanno bene, a me piacerebbe fare delle serie da gaming. Cioè, portare dei giochi completi, anche proprio quei giochi magari incentrati sulla trama, queste cose del genere. Sapendo che rimangono salvati qui sul canale, che non vanno persi, e che quindi sono delle serie che rimarrebbero come contenuto, non mi dispiacerebbe. Non mi dispiacerebbe per niente. Comunque queste sono cose che vedrò dopo Hogwarts Legacy. Dopo Hogwarts Legacy guarderò e dirò, ok, abbiamo fatto questo, cosa vogliamo fare andando avanti, e lì deciderò. Ero abituato già da mio fratello, quindi ero già abituato. Se ti piace Star Wars ti consiglio Force Unleashed. L'ho anche provato a rigiocare recentemente in live, forse, se non ricordo male, Force Unleashed, e mi sono abbastanza cagato il cazzo. Però il remake di KOTOR, di Knights of the Old Republic, lo sto aspettando tanto. Tipo, The Last of Us, mi hai pensato... Sì, li ho già giocati, The Last of Us. E non mi interessa rigiocarli in live perché sono dei giochi tanto story-driven e sono quei tipi di giochi che l'ho giocato una volta e non mi interessa rigiocare una seconda volta perché è tanto, tanto incentrato sulla trama. Invece una bella seriozza su Fallen Order e una strategia di survival come stai facendo per Harry Potter? Quello vedremo dopo, quello vedremo dopo. Cioè non è una cosa che mi preme adesso perché di contenuti ne ho da fare. Tanto oggi ho finito di scrivere oggi il video sulla fase 4 dell'MCU. Che spero di... Sì, dovrei farvi già... No, per forza di cose vi faccio già arrivare questa settimana perché prossima settimana voglio essere in ferie, assolutamente. Paras Sharma, grazie mille, grazie anche a Nick quasi senza utente. Bello! Bello Nick quasi senza utente. Era bello intimo Twitch, ora mi tocca fare un altro profilo senza nome e foto. Ah, beh, dici beh, sì, ma forse... Ma in realtà, non, scusami, non puoi... Una volta che... Non so come funziona perché non l'ho mai dovuto fare. Ma tu non puoi cambiare il nome utente su YouTube dalle impostazioni? Perché secondo me sì. La recensione di Avatar 2 quando? Massimo, ma è già uscita? La mia recensione è uscita prima del film. È uscita prima che tutti siano andati al film. La trovi sul canale? Ma hai giocato a Hogwarts Battle? No, non so cosa sia. Hai provato la nuova versione di The Witcher? Sì, ci sto giocando adesso. Che la stavo aspettando. È fighissima la versione in 4K. Comunque, amici, direi che sono le 9:30. Direi che possiamo cominciare con Lego. Datemi giusto 3 secondi perché devo
spostare tutte le cose. Marco Mafrica, grazie per benvenuto nel... Ha regalato un abbonamento. Ah, grazie per la gift. Ma scusami, però non mi dice a chi è andato l'abbonamento? Cioè, Marco ha regalato un abbonamento, ma non mi dice a chi è andato qui? Chi ha ricevuto l'abbonamento di Marco? Su Twitch te lo diceva a chi andava. Adesso boh, boh, l'ha regalato. Qualcuno di voi in teoria si è trovato l'abbonamento gratuito. Molto strana questa cosa. Quanto costa già Twitcher nuovo? Non costa, è un upgrade gratuito. Allora, datemi 3 secondi che cambio. Cattura gioco, non so se c'è già. Sì, dovrebbe esserci già. Guardate, mi sa che non me la mostra nella... quando sta... Ok, eccolo. Vado a prendere una biretta e cominciamo. Adesso abbasso, che in effetti è altissimo. Perché l'avevo abbassato, ma dal mixer. Ok. E vediamo se riesco a giocarlo con il controller. Perché mi lagga? Pronto. No, credo che laghi solo in alcuni... Datemi un secondo. Credo che sia un problema... Ma perché? Scusatemi, perché lagga? Perché? Scusatemi, ma perché cazzo lagga con... Allora, fatemi provare una cosa. Ragazzi, datemi 2 secondi, perché ho dovuto spostare tutte le cose... Tutte le cose qui. Allora, facciamo così. Cattura, dov'è cattura finestra? Fammi vedere un po'. Togliamo questo, datemi 3 secondi che provo una roba. Perché ho dovuto spostare tutte le mie cose oggi. Dov'è acquisizione finestra? Finestra, fai un disegno. Acquisizione schermo. Screen capture. Screen 1. Ok. Però adesso non lo vedo, aspettate. Sì, è un sacco di casino sullo schermo. Abbiate pazienza ragazzi, 3 secondi che sistemo. Tra l'altro non funziona il controller della Play, non gli piace. Sapete perché credo che laghi? Perché ho ottimizzato di merda. Fammi vedere se entro. No, ma perché ragazzi? Ah! Che due coglioni. Niente, si vede che la 3080 non è abbastanza forte per Lego Harry Potter. Cosa potrebbe essere che noi... Non penso che sia il problema delle grafiche. Couple frame rate. Ma non so. Perché? Datemi 2 secondi. Frame rifatti rilevati. Sapete perché mi sa? Perché ho dovuto cambiare le cose. Dio fa, ragazzi. Date un secondo. È troppo potente. Un flusso sufficiente. Oh, che sezione. Sai cos'è? Datemi 2 secondi. È che ho dovuto oggi... Io usavo OBS normale, ma per ragioni del fatto che OBS non ha gli
i widget, ho dovuto spostarmi su Streamlabs e mi sa che non mi ha tenuto le impostazioni che avevo su OBS, che erano quelle ideali. Il problema adesso è che per cambiare le cose devo per forza riavviare la live. Che palle. Sarei tentato di chiudere 2 secondi e farla ripartire da OBS, però che palle, dovrei riavviare la live per questa cosa. Mi sa che sia l'unica. Mi sa che mi tocca 3 secondi riavviare la live mentre provo a cambiare un attimo e andare su OBS. Prova a iniziare la partita, ma non so se potrebbe essere. Allora, aspettate, in effetti fatemi provare 3 secondi sta cosa. È una cazzata, ma potrebbe essere il menu. Fammi vedere un attimo. Allora. Vediamo se io per caso. Hello, amici? Sta ancora laggando? Come vedete? Forse era davvero il menu? Era seriamente il menu che faceva laggare tutta la stream? Niente. Boh, amici, non so che dirvi. Simix, grazie mille per la sub. Vabbè, meglio così, almeno non ho dovuto riavviare nulla. Tanto Harry è enorme. È un pollice enorme, Harry. Tra l'altro nei giochi nuovi Lego parlano e questa cosa mi dà fastidio. Perché io adoravo il fatto che non parlassero nei vecchi giochi Lego. I più grandi dettagli mai visti nella storia di Lego su quella lettera di Hogwarts. Cazzatissimo. Che belli i gufi! Sembrano delle bottiglie. Poi con quale texture incredibile. Però se posso dire è un po' magro Vernon, eh. Non è faccemi. È vero, tra l'altro aveva gli occhiali già da neonato. Quindi è nato con gli occhiali. È nato miope. Guarda che se ne vanno. Tra l'altro questa intro è già più fedele al film, al libro di quanto fosse il film, cioè anche a parte loro che andavano. Guarda Hagrid, incredibile che si infila nella casa della gente e gli arriva di soppiatto da dietro. Un po' inquietante. Cioè, un po' inquietante Hagrid che si porta i minorenni dietro. Chi è quello che suona lì? Non conosco questo personaggio. La magia inizia. Però, datemi 3 secondi perché volevo vedere. Speravo mi prendesse questo della play, ma mi sa che non lo fa. Allora, facciamo una cosa. Fammi mettere il. Porco tu devo. Ho sbagliato il cavo. Questo. Hanno riassunto 30 minuti di film in 25 secondi. Che comunque non è poco. E hai capito tutto. Hai capito tutto quanto. Domanda, ragazzi, per caso bisogna usare RT? Perché il trigger mi sa che non mi va più. Quindi se è un tasto importante sono un po' spacciato. Dio mio, che cazzo di casini di cavi che ho qui, mannaggia. Grande Cadella, mia ragazza ti odia visto che continua a citare in continuazione i tuoi video. Guarda che se ti lasci, poi io non vengo a farti seghini per controbilanciare la perdita della ragazza, eh.
è a tuo rischio e pericolo, sappilo. Io metto le mani a... Il mio avvocato ha detto di specificare così. Ok. Abbiate pazienza, amici. Le live sono anche queste. C'è io che faccio cazzate. Ok. Vediamo un po' se questo... Ok, questo già gli piace di più. Incredibile. Ah, posso giocare come Hagrid volendo? Aspettate però che sposto solo la telecamera, se no copro la seconda vita. Ragazzi, voi direte, ma Karel, ma che schifo c'hai sullo schermo? Io vi dirò, state zitti, non siete mia madre. Ok. Posso lanciare gli incantesimi Harry? No, uffa, non posso picchiare il bambino... Il bambino prescelto? Ma perché siamo in due? No, aspetta, non voglio giocare in due. Ho messo per sbaglio il doppio giocatore. Come faccio a toglierlo? No, ho messo due giocatori, amici. Come faccio a togliere i due giocatori? Come si fa? Opzioni? Opzioni controller. No, aspetta, giocatore 1. Come ammazzo un giocatore? Non mi ricordo come si toglie un giocatore. Che sicuro c'è qualche tasto, ma non... Non gioco da 74 anni a questo gioco. Hagrid è un po' bassino. Clicca abbandona. Ah, però aspetta. Ah, però devo fare abbandona su cosa? Qui? Eh no, perché vedi, il problema è che se io abbandono, lui mi torna su Harry, che però dovrei giocare con la tastiera. Aspetta, proviamo a fare così, continua. Sapete, mi sa che devo uscire e rientrare. Devi proprio riavviare, mi sa di sì, mi sa che devo per forza riavviare il gioco. Datemi 3 secondi, perché ho messo dopo dentro il controller. Stacca la tastiera, Dio mio. Vediamo se così, se parto subito con il controller, è più tranquillo. Allora, carica partita, salvataggio, sì. Ok. No, posso saltare? No, dai, la devo rivedere, che palle. E niente, come state, amici? No, il gioco fatto così, ma devo poterlo giocare in due. No, quindi non, scusami, per forza devo, se voglio giocarlo col pad, devo per forza essere in due. Va bene, lo gioco con una mano, sono fortissimo. Ma è del mestiere? No, letteralmente no, faccio cagare a fare live, ragazzi. Voi magari pensate che io sia uno stream. Voi pensate di aver dato i vostri soldi a uno streamer vero? Ma io sono un disastro, io faccio cacare i topi. Faccio 3000 disastri in live. E voi siete qui proprio per questo. Tipo io che non riesco a tenere la luce su. Perché magari sarebbe il caso di prendergli uno stand apposito a sta luce de merda. Dai, stai su, testa di merda, luce del cazzo. Facciamo così? Ok. Meglio di Hogwarts Legacy? Eh sì, vedi che nasce con gli occhiali? Mi piace Karel, ma questo gioco mi fa schifo? Mi dispiace, però anche il gioco ha dei sentimenti. Lego Harry Potter comunque a chi è che piace più? 5-7 forse solo io? 5-7 non l'ho mai giocato. Quello effettivamente non l'ho mai giocato, ma perché avevo giocato un po' del primo. Non so neanche se sono mai... Non so neanche se sono mai arrivato al secondo anno in sto gioco. Posto di luce, perché non spegni dietro di te? Perché poi rimarrei veramente immerso nell'oscurità. E poi le live a luce spenta sono di un altro tipo. Sono le live intime. Voi non siete ancora pronti per le live intime. Quelle arriveranno più avanti. Non è una battuta. Il mio ragazzo che è nato miope. Io qualsiasi tasto premo non schippa. No, non voglio premere dalla tastiera, perché se premo dalla tastiera poi vi mette la tastiera e impazzisce. Un giorno durante la live Karel dichiara la guerra alla Cambogia per errore. È molto facile e intuitivo, tranquillo, solo da Bibi è complicato. Tu sopravvaluti la mia intelligenza, Mr. Phil. Dal secondo anno avevo Lego Creator, noioso come pochi.
No, ma perché Lego Creator non era un vero e proprio gioco, era un motore per creare le tue cosine. Ma stasera vorresti fare tutti e quattro gli Harry Potter? Sì, sì, stiamo qui 79 ore. Tutto lo facciamo, lo platiniamo stasera il gioco. Domani non vado a lavoro. Ok. Sono da solo? Yes, vedete che ha funzionato? Woo! Paiolo magico, here I come, bitch. Che cazzo salti? Oh, che cazzo salti? Mi prendi per... No, che non posso picchiarlo perché poi dicono che Harry è razzista. Ma si è teletrasportato sta tipa? Ma chi sono ste tizie? Pronto? Però non ho ancora la bacchetta, quindi non posso ancora lanciare incantesimi con Harry. Però con Hagrid sì. Posso menare la gente? Oh, vecchiaccio di merda, via qua. Ma perché io voglio attaccare la gente? Perché il gioco non mi permette di attaccare la gente? Così si salta. Però lo posso alzare. Pensa che bello, vai in giro, no? C'è uno che si sta facendo i cazzi suoi e tu gli fai un Wingardium Leviosa sotto al culo e lo fai levitare. Ui. Gli faccio prendere le testate. Lì c'è qualcosa di dorato. Come salgo lassù? Tieni premuto B per lanciare l'incantesimo di Wingardium Leviosa. Ah, su di lui? Ah, aspetta, qual è B? L'ho appena fatto. No, perché sono sopra. Vai, Harry. Vai, campione. Ah, qui adesso passa e posso raccogliere il pisello d'oro. Incredibile. Oh, assurdo. Cos'è? Un innaffiatoio? Ah no, è la maniglia della porta, giustamente, perché devo farla io. Mi prendere i soldi. C'era la moneta, quella blu, che vale un botto. Però che bello che è il mondo dei Lego. C'è un sacco di dettagli super carini. Voglio vedere Diagon Alley. Andiamo a Diagon Alley. Ah no, aspetta, devo... Per passare ad aprire... Con l'Wingardium Leviosa... Ma quindi i maghi veramente farebbero come tutti noi, che nel momento in cui puoi usare la magia non ti gratti più neppure il culo con la mano. Ma me la inculano per copyright la live? Perché queste sono... non è musica originale del gioco, è la musica originale dei film. Guarda. Tanto sembra enorme qua. Dal vivo è molto più piccola, perché essendo andato agli studios e avendo visto dal vivo Diagon Alley è minuscola. Cos'è sta roba? Devo fare ciao. Non so... Ah, mi ha aperto la porta. Incredibile! Ah, è... Oh, shit. No, dai, ma che palle. Vabbè, che palle. Aspettate perché copro... Devo capire dove posso lasciarla in pace la cosa senza coprire. Abbiamo trovato il pezzo di serpe verde. È vero che bisogna raccogliere tutti. Guarda che vandalo! Cioè, guarda, arriva e fa già casino. Posso costruirlo? Ho fatto. Ho creato una macchina per pulire. Wow. Scoprirà vivendo. Hagrid ha le morroie. Ma cos'è Draco? Un piccolo Draco Malfoy? Ho appena molestato un bambino minorenne. Spero che la polizia non lo venga a sapere. Vedi, tutte queste interazioni però sono un sacco carine. Cioè, per un bambino deve essere... Cioè, mi sto divertendo un botto io. Figurati un bambino. Cos'è sta roba qui? Ma c'è un bambino... Ma è Neville quello là sopra? Scendi, deficiente. Oh, coglione, scendi. Ma porca puttana. Scusa, come lo faccio scendere? Forse devo andare come Harry? Aspettane... No. Ma non dovrebbe scendere lui? Perché se mi metto sopra non me lo fa fare. No, scusa, non, scusa. No, non volevo alzare te. Ma guarda, ma c'è Raptor. Fammi uccidere adesso, così salvo l'intero mondo magico. Fammi dare un cazzotto a Voldemort. Guarda, sto puntando il mio enorme pisello rosa in faccia a Voldemort, che si è appena grattato. Ma ora, domanda seria. Secondo voi, nelle mansioni che Raptor doveva svolgere per Voldemort, c'era anche tipo lavargli i denti o la faccia? Lo fai in autonomia, Harry? Ma non sta salendo, Harry. Guarda, sto deficiente qui. Ah no, aspetta, mi fa salire lui. Ma che cazzo saluti? Vabbè, io l'ho salvato. No, che cazzo ti... Cioè, scusami, questo è esattamente come i gatti. Come i gatti che, sai, salgono sugli alberi.
arrivi per tirarli giù e loro saltano all'ultimo momento. Uguale Neville, testa di merda. Qui non so neanche se era Neville, magari era uno studente qualunque di... Sono delle persone qua? Ah no, sono dei vestiti, perché quella è Madame McClan. Abiti per tutte le misure. Ah, però guarda lì, lì lì. Lo vedi quel mattoncino viola? Quel mattoncino viola vale più della vostra cazzo di vita. Però non so come salirci. Qua c'è un ragno. Premi B per raccogliere l'ingrediente. Ah, lo devo mettere qua. Ok, facciamo una pozione? Già primo anno di pozioni così? Qui prendo il gelato. Aspetta, forse... Dobbiamo vandalizzare qualcosa? Pronto, per forza. Matteo, porca puttana, grazie per i 20 euro, Matteo, gentilissimo. Ma neanche un messaggio è scritto, neanche un tieti soldi, pagati le puttane. Grazie Matteo, gentilissimo, lo apprezzo molto, grazie per tutto il supporto ragazzi. Grazie davvero, ti dedico questo, anzi ti dedico questa pozione Matteo. Guarda, questa pozione verde sburra è tutta per te. Vai vicino Harry, vai vicino. Mi aspettavo seriamente che lo uccidesse, volevo fare quello che Voldemort non era riuscito a fare. Però dobbiamo arrivare a raccogliere quello viola. Ah, forse per di qua? Vai, alzamelo, Hagrid. Cioè, alzami. No. Come si arriva là sopra? Non capisco come potrei salire. Aspetta, forse riparando questa roba qua. Vedo una molla. Sicuro è questa. Guarda, guarda. No, però aspetta. Come faccio a... Cioè, qua non mi serve a nulla. Non si può spostare? No, scusami, Harry. Ah no, ok, ci arrivo col salto. Guarda lì. Guarda quanto me l'ha completata. 20 euro per le puttane sono pochi? Vabbè, dipende da che puttane vai, scusami. Ma era la rana? Era trasfigurata da rana? Ma che cosa bella. Allora, solo i personaggi forzuti possono tirare pesanti catene. E io cosa cazzo sono? Il vicino della porta accanto? Scusami. Vai, tiriamo sta catena. Ho preso tutto qua? Vabbè, casomai torniamo dopo per il completismo. Non ho mai capito il senso dei Lego, a meno che non vengano usati per la loro funzione, cioè incastrarsi tra di loro. Qua c'è un orologio. Guarda. Questo? Non ho capito perché una... un baule ha fatto il rumore. Dio mio, però 3 secondi per raccogliere le robe, già scompaiono i soldi. Te li rubano. Guarda. In Sansa te easy 20 euro? Se prendi il coso per pulire indietro puoi pulire la sbura? Ma non spetta a me, pulisce Gazza la sbura. Allora, in questo gioco quali sono qual è il completismo? So che c'è la barra sopra. Immagino prendere i 4 pezzi dello stemma di Hogwarts. E c'è qualcos'altro da sbloccare? Salve. Guarda quanto sono incazzati, madonna. Spum, spum, spum. Ma che ci fai con tutte queste monete? Mi ci pago la droga. La magico droga. Solo i folletti. Aspetta. Uno su 8. Dobbiamo accenderli tutti. Guarda che bel rumore che fanno. Dove sono gli altri? Tranquilli amici, ci penso io a voi. Vari collezionabili che ora... Guardate, sono costantemente ammaliato dalle cose con cui... Ma perché non ho giocato prima sta cosa? È bellissima. Mi sto divertendo un sacco perché ci sono tante cazzate che posso fare in giro. E io, essendo un bambino, se mi dai le cazzate da fare in giro, mi diverto un botto. Che non metti della musica per evitare il copyright? Perché va bene, anche se mi demonetizzano. Cioè, non me ne frega niente se mi demonetizzano il VOD. Non è che ci perdo chissà quanto, L'importante è che non mi strikino il canale. Però essendo un gameplay non dovrebbero. Ma palesemente lo farà. Lo scopriremo domani. Ah, dai, ma soltanto una moneta viola. Pensavo mi generasse chissà che cosa. Gli studenti in pericolo, i mattoncini d'oro e i pacchi rossi. Ok. Mi sa che la live non salta per copyright. Cosa posso fare? No, speravo di dar fuoco a tutto.
Fabio 771, grazie per i 2 euro. Wingardium Leviosa per vandalizzare. Immagina quando avremo gli altri incantesimi che potrò fare cose effettivamente fighe. Perché col Wingardium Leviosa è un po' difficile vandalizzare. Ma scusami, questo quadro qui a destra ha visto la Sacra Madonna. Quello sono io quando mi incazzo durante In un Senso. Uguale. Tra l'altro, siccome non li posso vedere, qualcuno mi dice gentilmente quanti spettatori ci sono adesso? Per farmi... perché non li... devo altabbare per vederli. Ma qui c'è un drago. Però questo... questo è di ferro, quindi non lo posso spaccare. Harry, prendilo a testate, tu che c'hai la testa dura. No. Non funziona. Non funziona proprio. Allora, ciao, ehi. Hello. Hagrid rapina la Gringotts. Cazzini incredibili. Minchia, 1600, seriamente, raga, porca puttana. Grazie, amici. Sì, no, non ancora. Grazie per avermi seguito. L'ho detto. Ma che bello con il portachiavi. Certo, poi quei tante che Hagrid sia venuto a cercare una persona di cui ha un bambino di cui ha un portachiavi. Però quindi scusami, se io non posso aprire la... Ah, ma adesso sono un goblin. Forse posso aprire la cosa di ferro? No. Quindi non posso completarlo al 100%. Ma sono dei maialini folletti? Un pochino sì. Ma chi è sta tizio? Apriamo la porta. Che non vedo l'ora di arrivare ad Hogwarts. Picchio tutti i grifi. Tutti i tasso rosso li picchio. Questo? Scusami, cosa devo fare qua? Devo salire sopra? Non sto capendo, sono molto confuso. Vabbè. Avete idea di cosa serve da fare lì? Ma dai, che palle che non posso spaccare ste cose. Serve una bombarda. Non puoi completare nessun livello al first try? Ma dai, ma che scammata. Ma io voglio fare il completismo quello vero. Vabbè, ma allora non ha, non ha neanche senso completare le cose. Ah no, aspetta. Ma perdonami. Se serve Hagrid o una persona forzuta per aprire la fottutissima banca, sti piscia sotto, come fanno ogni volta ad aprirla? Hanno un troll tipo quello del Signore degli Anelli che usano come schiavo solo per aprire il loro cavò? Ma scusami, questo è dove tengono la pietra filosofale? No. Ah no, ok. C'erano solo questi. Ecco, questa è una meccanica che mi è sempre piaciuta. Il costruire le cose nei giochi Lego. Alcuni quadri reagiranno alle tue azioni. Prova a salutare questo per vedere cosa succede. Vai, fagli il dito medio. Alcuni quadri reagiranno alle tue azioni. Si è cagato. No, no, si è cagato. Mi ha visto e si è cagato sotto. Ah, che carino, è simpatico. Il primo folletto simpatico, effettivamente. Si parte! E allora... No, dai, non lo dico. Già arrivati? Scusami. Come a Gardaland? 4 ore di coda per farti 30 secondi di sbo. Ah, no, ok. Sì, il drago fa male. Vanitate plenus! Grazie mille, del benvenuto nel regno. Faccio così? Yeah! Però dove dobbiamo passare prima? Allora, aspetta. Dov'è? Tu apri qui? Cosa c'è qua? Tanto, se gli sta prendendo lui i soldi. Questo marrano. Cosa fa questo? No, niente, soldi. Dov'è il merda di Unci Unci? In teoria è lui Unci Unci. Perché canonicamente nella storia il folletto che fa vedere la Gringotta a Harry la prima volta è Unci Unci. Quindi quello dovrebbe già essere Unci Unci. Ora è un membro più grande. Sapete che mi fa molto ridere sta cosa che si chiamano membri. Io spero sempre che mi sblocchi qualcosa di incredibile quando faccio queste cose. Aspetta a salire, aspetta. Cosa ho fatto? Cosa devo fare?
Marzia, cosa mi stai mettendo l'ansia? Che succede? Beh, prima... Ragazzi, ricordatevi che voi siete in ritardo. Per cui non salgo. Adesso apro tutte le porte. Ma tanto, anche se mi perdo qualcosa, dovrò comunque poi tornare un'altra volta per completare il livello. Che belle. Lo sapevo io che facevano i rave party con coca e mignotta la Gringot. Eccola. La patata filosofale. Ollivander! Che bellino che è Ollivander. In effetti c'è ancora la caga sburra da prima, scusate amici. Ah, ti fa vedere dove devi andare. Ma anche il posto... Sono molto deluso. Volevo vedere Hagrid che saltava. Volevo dargli un genuino momento di gioia nella sua fottutissima vita fallita. Va bene, me la prenderò. Questa società mi ha reso un mostro, mi ha reso un bullo. Devo picchiare Malfoy. Tiè, te lo meriti. No, si fa per ridere. Fa per ridere. Che no, Harry, mo gli fa scoppiare le mutande, palesemente. Poi fa ridere che sono tutti uguali, c'è neanche una tonalità diversa. Mister Verge, grazie e benvenuto nel regno. Mio padre lo verrà a sapere. Ma esattamente perché Harry è ricco? Suo padre trafficava la farina magica? Guarda quanto è figo! Non hai visto il mio incredibile video sulla famiglia Potter? È perché i suoi genitori hanno fatto una... tipo una pozione per la caduta dei capelli. Non è una mia cazzata, è effettiva lore. E 73% mago autentico. Dammi i sordi. Dammi i big money. 50k puliti. E lo studente in pericolo. Woo! Mattoncini d'oro. Minchia, 200. Ah no, uno sì perché ho completato. Due perché è studente in pericolo. Ragazzi, 1% del gioco fatto. Ricky Green, grazie. Ti do il benvenuto nel regno. Se sollevi le persone e ruoti l'analogico completamente più volte, li fai roteare e quando rilasci li lanci? Devo provare subito. Ma perché sono tutti dei Charlie Chaplin a Londra? Io sono stato a Londra, ma non è così. Percy sembra un po' una madre single di 25 anni, se posso dire. È stato stanno snappato. Vabbè, però l'incidente stradale subito così. No, mi sono rotti gli occhiali. Ron, ma che cazzo fai? Carina questa cosa. Ma prima di tutto, chi cazzo sei? Chi cazzo ti ha chiamato? Chi cazzo ti ha chiesto qualcosa? Guardate la qualità altissima di questo espresso di Hogwarts. Minchia, 3 secondi ci ha messo per arrivare. Voglio parlare per una settimana con i personaggi di Lego Harry Potter. D'arriva Federica, mi saluta. Guardalo lì. Vedi che facciamo bene a picchiarlo. Poi tutto di Lego e sto... wow. Ragazzi, Hogwarts Legacy, eccolo. No, vabbè. Merda! Sì! Sì! Bella la fotosegnaletica! Ah, così mi sta ruggendo perché giustamente non possono parlare. Che figo! Carinissimo lo svistamento così. Una caccola gigantesca. La estrarrò dopo.
Ma hai il Percy ha il mantello perché è un prefetto? Cioè il mantello rosso? Wow. Attenti alle scale. A loro piace caccare. Ci sono le sedie, i goti. Aspetta, goti se ti puoi sedere. Ora ho la bacchetta, ma so fare un incantesimo? Guarda! Non vorrei dire che va contro il canone, ma non penso che Harry il primo giorno di scuola sapesse fare questo, eh. Però no, posso solo zappare, mi sa che non ce l'ho ancora. Sono spaccato tutto, vai! Credibile! Vai, Potter! Spacca tutto, madonna! Tutti i letti, vandalo! Harry privilegio Potter, vandalo! Cosa ho sbloccato? 1 su 4? Il mattoncino incredibile d'oro, così? Ho capito, però mi fai saltare. Come prendo questi? Aspetta. Devo riuscire a... Yes. Sì. Ah no, aspetta però. Non posso ancora costruire. Sì, sì, Dean. Ho spaccato tutta la cazzo di... tutto il cazzo di dormitorio e non puoi dirmi nulla. Perché io sono Harry privilegio Potter. Andiamo. Sì, ho capito. Ah no, devo togliere le ragnatele, vai. Harry Zingaro. No, mi dis... No, non dico. Ma non si possono regalare gli abbonamenti per persone specifiche? È quello che dicevo prima. Perché anche prima mi sa che l'ha regalato a caso. È un po' brutta questa cosa, in effetti. Ma tranquilli, ragazzi. Oh, cosa ho scoperto? Ragazzo grifondoro sbloccato? Cosa ci faceva dietro il divano? Comunque dicevo, ragazzi, non vi preoccupate, perché se c'è una cosa che i social sono bravi a fare è copiare tutte le cose che fanno gli altri social. Quindi secondo me arriverà tutto anche qui, ma molto tranquillamente. Ho fatto cose che non sapevo. Ma si è mangiato un cadavere? Ma si sta mangiando i piedi e i torsi delle... Altro che Voldemort, Dio fa! Questo... niente. Li regala chi ha più interazioni col canale? Davvero, Carlo, una cagata! Guarda che carina la scacchiera! Stavo giusto dicendo, un po' piccolina! Ma dai, ma che figata! Che abbia fatto la mini partitella! Questo è figo. Questo è veramente, veramente figo. Mi è piaciuto. Adesso spacchiamo tutto, madonna. Distruggo ogni cazzo di cosa. Non ci sarà più un attimo di tranquillità in questa stanza. Spacco tu, levati, ti ammazzo. No, vabbè, amici, si scherza, veramente. Non si fa, farei mai niente di malvagio contro dei minorenni. Premix per arancione incantato sui quadri con la cornice arancione. Chi è? Io ho rubato... Ti ho... Ah, per distrarlo. Vabbè, io ho tirato fuori il pisello al mago davanti ai bambini, va bene. Questa però è già quella del terzo anno, eh. Questa è già quella del terzo anno. Ah, c'è Nick? No, questo è Nick, eh? Non so. Perché siete tutti delle coppie? Guarda, le gruppi. Yeah, yeah. Chi è? Ti zappo il culo. No. Per interiore così avevo sentito. Capisci il divano? Ma questo qui? Qual divano? Ma sì, poi si gira con tutto. Voglio imparare qualche nuovo incantesimo. Andiamo a fare qualche nuovo incantesimo. Per qua? Pexi Pixi Pextermoni. No, non ha funzionato. Qua sono cose bloccate. Dove cazzo? Sì. Entra ad Hogwarts e gli sale la violenza. Fa uscire il suonato serpeverde. Oddio, non vedo l'ora di giocare a Hogwarts Legacy, amici. Solo i personaggi che parlano serpentese possono avere una conversazione con questi serpenti. Bello che mentre tu giri c'è un fottutissimo serpente che esce tipo... Bonjour. Io parlo serpentese. Però non lo so ancora. Vor? Va bene, ho capito. Tutto normale ad Hogwarts. Tutto normale. Andiamo per di qua. Il gioco vuole che... Ah, sì, è Nick.
Sembra un po' un barbiere francese del 1700, Nick. Che poi alla fine abbassa. Ehi, il tizio qui ha rubato i pantaloni prima. Posso tirargli di nuovo fuori il pisnello? No. Ron può mandare crosta nelle tubature per risolvere i rompicapi. Oh, bene, almeno Ron. Cioè, meno male che c'è il topo che è più intelligente di Ron. Spingi. Oh no, incredibile segreto. Ah, ok, dovevamo far cacare sotto il tipo. Va bene. Oh. Mi sembra un metodo incredibilmente scomodo per spostarsi, però poi non sono un esperto. Guarda, c'è. Ti ha dato la pluffa? Chi è? Oliver Baston? Che cazzo ci faccio con la pluffa? Sì, vabbè, questo cazzo lo faccio saltare a riguardo. Vabbè, distrutto completamente. Ma ogni volta che lo bullizzo mi dà soldi? Oh mio Dio, questo è proprio lo stato italiano per noi. No, scusa, non è vero, non so che l'abbia detto. Vabbè, Maron è stupido solo nei film. True and real. Andiamo per di qui. E rifottere il maranza di Hogwarts. Mi demonetizzano anche il culo. Già lo so. Vaffanculo. Prendo i soldi qui. E vai a lezioni per imparare più incantesimi. Infatti ho bisogno di Wingardium Leviosa. Cos'è sto coso? Sono delle dita? Ah no, delle piante. Un po' di tentacle rape matutino. No, non posso salire qui, uffa. Andiamo. Hogwarts Legacy per la Switch sarà così. Fa ridere ma fa anche riflettere. Ma il professor Vicious è talmente egocentrico da avere un fottutissimo gigantesco quadro di se stesso davanti? Ah no, è tipo il professor Vicious dei primi film. Perché qua è già quello di Warwick Davis, però nella versione dal quarto in poi. È tipo un ricordo a lui, ma che cosa carina. Ma pensa. Fra, impara il Wingardium Leviosa e smetti di fare il babbano, coglione. Wow. E il cugino alto. Ma che bello che l'ha selezionati. Era questo che mi dicevi che potevi farli girare? Ah, così davanti a tutti? Ok. Wingardium. Ah, devo salvare. Guarda, io non sono un esperto, ma sono sicuro che esistano dei metodi migliori per fermare un peso rispetto a un cazzo di artiglio meccanico che dal muro esce e tiene fermo il tutto. Però io non sono un esperto di architettura magica, eh. Fatto l'erba, incredibile. Ho distrutto tutto. Mi piace come i Lego siano uno, cioè proprio dei giochi che promuovono il vandalismo. Grazie ai Lego ho imparato che se spacco qualcosa mi dai soldi. Un serpente? Non è che devo dargli il topo da mangiare. I serpenti mangiano i topi, no? No, non posso dare. No? Non. Troppo? Non. Come giocare come Harry? Ah, no, ma che cretino! Si arriva a questo, guarda. Allora, dobbiamo fare adesso le incredibili alchimie. Allora, questo va qui. No, l'ho messo storto. No, l'ho messo ancora storto. Va un po' più in qua. No. Vabbè, senti, l'importante è poter salire. Tiè. Va che capodopera. Non importa, non importa. L'abbiamo risolta, ragazzi. Improvise, adapt, overcome. Io ho iniziato con i vasi di Legends of Zelda.
No, perché... Ah, no, non lo tieni. Allora, aspetta. Tiè, liberiamo sto coso. Ma era un facehugger? Ah, no, mi ha dato le... Sì, era un facehugger fatto con le dita dell'artiglio. Quindi ora lo tiene. Qui, cioè, quando si era abbassato potevi anche saltare, no? Per dire, anziché fare tanto la preziosa. Vuole solo attenzioni, solo attenzioni vuole. Cosa dobbiamo fare qua? I libri? Ah no, li ho messi in ordine. Ah guarda, ci sono le candele di Lupin. Cosa devo fare qua? Devo... No, aspetta. Devo comporre la statua, mi sa. Se mi selezionasse il pezzo giusto. Ok. Ragazzi, letteralmente il più grande mago che voi abbiate visto. Guarda, diamo pure questo. E adesso? Sboronissima come cosa. Qual è stato il tuo primo videogioco Lego? Penso sia stato Lego Star Wars sulla PSP, che l'avevo completato al 100%. Ah, già fatto livello? Così, easy? Sì, posso andarmene. Anche... Ah, però aspetta, lì ci sono dei soldi. I soldi prendiamoli che poi li usiamo per sbloccare roba. Guarda, guarda, guarda. Allora. Andiamo qua. Però potevi un attimo sistemarti bene. No! Perché non... Fate che non so come... Posso girarlo? Ma insieme anche l'hobby dello sbaglio... Dell'hobby o sbaglio? Sì, anche del Signore degli Anelli. Però quelli non li ho mai provati. Ma perché non... Mi sento stupido. Amici, mi sento estremamente stupido in questo momento. Io ho completato al 100% i giochi Lego. Chi è il fallito adesso, mamma? Scusami, allora fammelo mettere bene, no? Io lo metto così. Ma si sposta, perché si sposta? Senti, vaffanculo, sono rotto il cazzo. Andiamo. Professore, in tutto ciò lascia fare tutto a Derry con il rischio che gli alunni cadano dal lampadero e si rompano il collo. Esatto. Lego Lobby, bei ricordi. Ce l'ho su Steam. Aspetta, però posso dargli la palla. Chi è? Coglione. No, aspetta. Hello? Giuro che per un attimo pensavo che avrebbe spostato la palla da un... Sì! Studente in pericolo adesso! Non riusciva a prendere la palla, stava morendo! In pericolo. Tua madre in pericolo. Ma hanno vandalizzato il professor Vicio. Chi è stato? Lo ammazzo. Gli lancio adesso la Vada Kedavra. I Wingardium Levioso, le mutande fuori dal culo. Ma tra l'altro, ragazzi, scusatemi, non c'è il V-Sync cattivo? No, non c'è il V-Sync cattivo. Perché devo metterlo io il V-Sync cattivo? Speriamo non laghi con il V-Sync cattivo sulla 3090. Ah, adesso però posso fare molte più cose. Guarda. Ragazzi, sono sono talmente intelligente che ho subito risolto il puzzle. Dove l'avete mai visto uno youtuber così bravo come me? Incredibile. Ma c'è il flipendo? Sai che non lo so? Non penso, perché era una cosa esclusivamente dei videogiochi. Uno di 9? Ragazzi, sapete che ora dobbiamo completarlo però. Vai. Comunque è super rilassante, Dio mio. Mi soddisfa nell'intimo giocarlo. Devo dargli da mangiare al leone? Vabbè, sboronissimo. Ma che figata. Scendiamo giù, vediamo un po' cosa abbiamo. Ah no, la scorciatoia. Ma io devo accendere le torce. Ah, contano anche queste qua sotto di torce. Sì che c'è. Ah boh, vedremo. Quando sblocco l'incantesimo per spaccare le cose di metallo? Mi dà fastidio non averlo.
No, dai, che palle, non posso sbloccare le mie cazzo di... Adesso stanotte non dormirò, perché non ho potuto sbloccare tutto. Ciao, ragazzi. Non ridete, fatemi entrare, datemi i vostri soldi. Comprare la 3090 solo per usare il ray tracing in Lego Harry Potter. Ciao, Fandre, e buona fortuna per le 7 interrogazioni, Dio mio. Ma questo? Ma è un piccolo dog... Ma scusami, se io mi butto giù, no? Dalla balaustra, posso schiacciare questo doxy con il mio peso? Ho dei problemi. Ho dei problemi, ragazzi, perdonatemi. Allora, devo mettere il viola. No, il blu. Prima il blu. Sì. Poi il verde. E poi il 27. Ogni tanto il mio genio finisce semplicemente col stordirmi. Aspetta, accendiamo anche questa. 6 di 9. Eccolo qua. No, non è Piton. Pensavo fosse Piton. Un po' ci assomigliava però, possiamo dirlo. Queste le ho accese. 7 di 9. 8 di 9. Quale mi manca? Sarà l'ultima. Dite che quella che mi manca è l'ultima sotto? Mi sa proprio di sì. Oddio. Guarda, è vero, posso girare. Oh, oddio. Ma perché si è rivolato come il Team Rocket? E anche questa volta il nostro piano ha fallito. No, ragazzi, questa è la cosa più bella. Ma guarda, guarda. Grande mago. Granato Simone, grazie. Benvenuto nel regno. Oddio, che bello. Che bella sta cosa. Grazie a chi me l'ha consigliato prima. Wow, wow. Questo devo sistemarlo sopra? No, si ingastra. Ma poi cos'è, scusami? No, non riesco a capire cos'è. Su Draco, ti prego. Appena lo trovo, quel bastardo. Su Percy. No, non posso bullizzare Percy. Ma che bastardo. Questa è Gazza? C'è Silente. Posso farlo ruotare Silente? Oh, mago di merda. Guarda, guarda Silente. Letteralmente vedi, non gli frega niente. Se i Grifondoro possono letteralmente bullizzare davanti a tutti, non gli frega nulla. Ah, tra l'altro, scusate ragazzi, sto coprendo l'alert box. Scusate che faccio una cosa. Ah no, ho detto una cazzata. Niente, pensavo di star coprendo. Ah, ma io ho lasciato anche la musica di Skyrim in sottofondo. Vabbè ragazzi, io non so streamare, scusate. Vabbè, allora forse in teoria per il problema del copyright si era risolto. Ah, qua mi dice anche come sono messo su. Abbiamo completato l'1.7% del gioco. Siamo a 20 scatole, 0 su 20 scatole rosse che sto coprendo con la webcam, 2 studenti su 50, 24 piselli dorati, 200 e 24 di quelli. Incredibile, incredibile. Giancarlo Loche, Loche. Vabbè, basta, la smetto, però grazie mille e benvenuto nel regno. Mi prude il naso. Come faccio a tirare fuori di crosta? Ah, così, ok. Così cambio incantesimo. Così cambio incantesimo. Fico. Vai, su. Spingi giù la testa. Questo qua mi manca un braccio però. Ah, qua, levati. Premi B per attivare la libreria. Ah, nell'ordine. È incredibile come io sia bravo a risolvere questi rompicapi pensati per bambini di 7 anni. Siete fieri di me? Siete soddisfatti del vostro content creator? Ah no, questi non me li conta però. Cos'è sto robo?
bello che qualsiasi cosa che spacco mi dà soldi. Però dove trovo un negozio per spenderli i soldi? Questo cos'è? Non so cosa ho fatto. Forse... cosa me ne faccio di ste robe? Ah, forse ho tirato fuori queste cose, semplicemente. Ah, ok, ho aperto, perfetto. Manco una torcia, ne hai fatto 8 su 9. Lo so, ma una torcia non è accessibile al momento. Posso colpire tu? No? No? Ok, questo non me l'aspettavo, sono sincero. Ah, perché sto pulendo tutto. Carino. Carino. Mi piacciono un botto queste interazioni ambientali. Non è, ragazzi, non è Luna che mi agola, è sto gattaccio de merda. Posso far levitare il gatto? Posso tirarti un... No. Perché? Perché non posso bullizzare gli animali? Vabbè. Silente? Che succe? Perché c'è silente? Ah, siamo già ad Halloween. Come vola il tempo? Hermione fa la blackface? Hermione cancellata su Twitter? Sembra una scena da Shrek. Non so perché. Guarda, guarda. Guarda come approfittano del casino per andare a sbirciare le tope. Forse il gioco mi sta dicendo che c'è un luogo e un momento per ogni cosa, ma non ora. È incazzatissimo. Ma poi con quale già una testa, Dio. Ah, sono questi le famose tubature in cui si spostava il basilisco? Allora. Tiè, vai, crosta. Ma lo controlla con la bacchetta, crosta, che gliela punta addosso? Il bambino speciale della classe di like. Ah, solo Hermione può leggere i simboli? Ah, ok, ha senso. Gli altri sono troppo stupidi. Non vedo l'ora di vedere quale altra distruzione. Sì, l'Atlante che regge il mondo? Ah, pensavo seriamente che colpisse la palla e la palla ci andasse addosso. Mi fonderò palesemente la comandata, ho nascosto una spada nel cappello parlante. E cosa fare qua? Devo costruire un'altra scala? Ok. Ah, aspetta, qua c'è. Ricordiamoci di accendere le luci. Usa l'impero su crosta. Ma che mi combini? Ah, sto rimettendo i pesci. Pensavo fossero cosce di pollo. Sembravano cosce di pollo. Tra l'altro notate come il primo pezzo che si trova è quello di Serpeverde, perché sanno tutti che è la casata migliore e è l'unica di cui si è interessato. Ma quante robe ci sono da completare in ogni cazzo di livello? Ho dimenticato altri fiorellini? No, non penso. Ah, ecco a cosa serve salire sopra. Per questo? Parkour? Incredibile Harry Potter parkour. Ma non penso che un... sì. Non penso che un'armatura di metallo dovrebbe prendere fuoco. Poi però io, sapete, non sono un esperto. Questa roba. Un forcone per la sirena. Cricket? Sì, vabbè. Io sarei un po' attento a non farla arrabbiare sta sirena. Ok,
Che gentile, però è molto educato che bussa, eh. Ah, mi ha acceso la luce. Ci sono due fiorellini all'inizio. Dobbiamo tornare indietro. Dobbiamo tornare indietro. È vero. Grazie. Grazie Filippo. Sarebbe stata una cosa gravissima perdere i fiorellini. 6 su 9. Perché mi prude la punta del naso? Giuro che non tiro di coca, ragazzi. Giuro su Dio. Ma però lì non possiamo completarlo. Harry Potter trans? Alla Rowling non piace decisamente questo elemento? Harry Potter che entra nei bagni delle donne travestendosi da donna? va bene Lego Harry Potter. Lego Harry Potter basato? Lego Harry Potter basato? No, fammi salire. Però non ha funzionato. Ho aspettato troppo tempo. E mi alzi? Fra, mi alzi? Mi sono alzato prima. Perché prima si è alzata e ora non si alza più? Come ho fatto? Ragazzi, come ho fatto ad alzare sta roba? Ah, devo lanciare un incantesimo quando sono sopra. Così? Ma perché no? Sono molto confuso. Quando finisce? Non so. Vabbè, senti, mi vaffanculo. Tanto non posso comunque completare al 100%. Però le luci sono importanti. 3 di 7. 4 di 7. Qua altri fiori. Guardali qua, 7 di 9. Lì c'è un altro fiore. Me ne manca uno, dov'è l'ultimo? Ah, qua. Yeah, un altro pezzo. Grifondoro. Prima si è alzato e ora non si alza più. Ti capisco, mi è successo lo stesso la prima volta. Va bene, dai. Va bene. Non credo che sia una bella idea platinare tutti i giochi di Harry Potter prima che esca Hogwarts Legacy? Una sfida notevole del nostro leader. Vediamo come va. Cioè, ragazzi, se faccio 1100 spettatori in ogni cazzo di live, ma io vi platino pure il culo. Vabbè, ho fatto casino. Poi mi stava solo lavando le mani e ha pisciato. Giustamente. E loro provano così. Qualcuno delle signorine non ha tirato l'acqua? Boss fight? Boss fight? Mi spiace Hermione, ma devo... No, cosa fai? No, no, ma cosa? Sono delle... Signor troll, ci sono delle minorenni. Dio mio, devo spiegarti proprio tutto. No, allora, io sto cercando di fare completismo qui. No, mi dispiace. 6 su 7, dov'è l'altro che gli manca? Quello è acceso, questo è acceso. Forse qui. Levati, che sto facendo cose importanti. Ci sono delle scope. Hermione, sì, aspetta, adesso arrivo, eh. Un attimo spazzolare per terra. Ah, eccola qui la luce che mancava. Yeah! Beh, ragazzi, siamo fortissimi. Il troll è arrappatissimo. Guarda qui, guarda qui. Guarda qua, guarda qua. Fammi prendere questo. Guarda quanti soldi. Sì, sì, arriva Hermione. Sì, tu bravissima. No, cazzo. Ah, non era Hermione quella. Era una tizia qualunque. Beh, quante persone ci sono? Devo salvare dal troll. Oh, cessi, cessi, cessi. Mi piace come sto
brutalmente ignorando la fight. Non me frega nulla. Devo fare così? Ah, tutto qua, devo solo spaccarglielo in testa. Voilà. Nessun problema, facciamo di nuovo. Ah no, mi lancia? Cosa sta facendo? Forse perché me li deve lanciare? Guarda qui. Cioè, andava a 3 centimetri al secondo. E adesso? No, non faremo fare niente a Ron. Faccio tutto io. E anche stavolta Ron, inutile. Cosa vuoi tu? Sto facendo cose importanti. Come quando leggo Harry Potter. No. Cosa mi sono perso della trama? Guarda, mi sono distratto. Loro qui adesso penseranno che Hermione è scappata per cagarsi malissimo. Cioè, loro pensano che Hermione fosse lì per un attacco fulminante di diarrea di quelli comunque acidi. Raptor. Ah, wow. Chissà come mai questo comportamento da parte di Raptor. Spero che non si riveli essere un villain. Mi ha fatto un po' schifo come maghi, però abbiamo preso un sacco di stemmini. Continua storia. Continuiamo la storia. Let's go, Luna. I troll hanno la pelle spessa e gli schiantesimi non penetrano. Mattone a 2 centimetri al secondo. Ma posso entrare nella sala comune? Sì, nella sala grande, volevo dire. Andrebbe un po' pulita. Guarda, ho veramente un Hogwarts. Non riesce a stare tranquillo letteralmente da nessuna parte. Chi è? Prego. Non tornare mai più qui. Dì ai tuoi genitori che è meglio se non ti mandano. Ma quindi sono veramente personaggi casuali. Pensavo che gli studenti in pericolo erano... cioè che li, te li sbloccava. Che cazzo succede? Fratmo. Ah, che bello! I fantasmi senza testa. La caccia senza testa. Questa chi cazzo? Scusami, mi scusi, ma lei chi cazzo è? Qui mi saluta così in maniera... Oh, guardi, io sono minorenne, io ho 11 anni. Cosa fa lì? Chi mi sta chiamando? Vuoi che venga a sedere qua? Guarda che sorrisini! Io mi dissocio da ste streghe pedofile. Hogwarts detta anche il merdaio. Guarda qua il casino di merda. Cos'è? Incredibile, incredibile mago. Spacco tutto. Tutto spacco. Ah, però guarda lassù, guarda lassù. Ah, è un percorso. Così arrivi qua. E poi arrivi qua. Hai preso tutto. Vatti a sedere sul trono di Silente. Ah, ok, devo fare queste cose qui. Guardalo. Il re di... Ragazzi, alla vostra salute, il re di Hogwarts. Domani la gazzetta del profeta. Pedofilia ad Hogwarts. Comunque su Twitch 1400 spettatori con i giochi Lego sono illegali. Ma ti dirò, anche su YouTube. Ah. Più che altro, per me, ripeto, la cosa più bella di fare live qua su YouTube è che non mi devo preoccupare della frequenza. Se voglio fare 2-3 live a settimana è una cosa fattibile, a differenza di Twitch. E questa per me è una cosa molto importante. Però come vi dicevo, ragazzi, probabilmente le live saranno pomeridiane. Anche stavo pensando che magari tipo la domenica sera, una live la domenica sera chill, di chiacchiere per parlare, potremmo lasciarla. Adesso sto vedendo, sto valutando in base anche ai miei orari e tutto quanto.
È vero che qua ci sono anche i mi piace, perché comunque è un video di YouTube. È vero, amici, non so cosa serva, però voi mettete mi piace al video. Ma una domanda tecnica che mi viene in mente adesso. Da quando è cominciata la live, salvo quando siete entrati, vi è capitata qualche pubblicità? Le pubblicità partono in automatico o solo se le faccio partire io? Io direi di andare a leziona. Di andare a leziona. No, niente. Zero pubblicità. Allora male. Quindi vuol dire che devo farvela partire io la pubblicità. Quindi faccio così. Pup. Non ci inseriti? Che succede? Solo quando, no, quando l'ho aperta dovrebbe esserci. Niente, non mi è partita neanche se io ho detto io di mettervela la pubblicità. Ok. Ora sì, ah ok, ok, bene. Allora devo ricordarmi io di metterle. Schippato subito per darti meno soldi possibile. Non penso che cambi. Quindi puoi fare bella raga, vado in bagno, pausa pubblicitaria. Effettivamente sì, a me piace un sacco. Cioè il fatto che possa mettere io le pause pubblicitarie è molto comodo. Che è così quando boh, devo grattarmi il culo, devo bere, posso mettere, anche perché tanto qua dura pochi secondi. No, io ero prontissimo per vibare malissimo. I was just fucking vibing. Ma cosa cazzo sta facendo? Sono confuso perché questa... Ah, Lumos. Ok. Se sei premium non parte. Beh, ovvio. Le vede anche chi è abbonato? In teoria sì. Perché la questione funziona che tu... Cioè, tu non vedi le pubblicità se sei abbonato a... Se hai proprio l'abbonamento a YouTube Premium, YouTube Red, come cazzo si chiama. Però se tu sei un... Se sei membro, purtroppo non ti toglie. Se sei iscritto al mio canale, purtroppo non toglie le pubblicità, mi sa. Cosa devo fare con sta roba? Ah, qui. Mi sa... Ok, devo raccogliere qua. Quindi posso cambiare incantesimo. E cosa faccio con l'humus? Ah, non posso. Ah, oh, wow. Posso, sì, ma li fanno lavorare di notte. Ah, ok, quindi il l'humus toglie i tentacoli. Che quindi allora sono tranello del diavolo. Sono abbonato e non è partita. No, zero pubblicità. Sì, io le vedo anche se sono abbonato. Ok, mi state dando risposte diametralmente opposte. Ah, qua però serve un goblin. Ah, scusate, ho di block. Niente, allora vai a cagare. Ma granato, scusa, va bene, mi hai già dato i soldi, ti perdono. Anche se non hai... Se non mi generi introiti dalle pubblicità. Allora, dobbiamo farlo... No. A che ti servono i soldi delle pubblicità con tutti quelli che ti trovi ad Hogwarts? Perché con i... Sarebbe molto bello potessi pagare le tasse e il commercialista con i mattoncini di Hogwarts. Ma purtroppo, ahimè, non funziona così. Christian 90! Grazie mille e benvenuto nel regno. No, niente. Porca puttana. Dai! Questa cosa è molto più difficile di quel che sembra, eh. Aspetta, eh. Parkour, parkour. Fanculo, parkour. Il più forte. Bello il tocco del fischio che ha Lumos, come in Harry Potter 3. È vero, eh sì! Che poi non era solo di Lumos, ma erano proprio tutti gli incantesimi in Harry Potter 3 per qualche ragione. Lo butto giù.
Butto già. Ma perché ha fatto il rumore di Wario? Robe da sbloccare, amici. Due candele su quattro. Chissà cosa ci risolve. Ok. No, perché? Ok. Scusate, funziona un po' male a volte sto Lumos. Ma ci sono i ragni, ma che cazzo? Ah, ok, lui la tiene proprio aperta, devo poi spegnerla. E dove sono le altre due che mi mancano? Che schifo. Sembrava qualcosa di putrido. Mi mancano delle... Ah, eccole, erano qua all'ingresso. No, dai, che palle, devo salire. Però un altro studente. Non penso che qua... Me lo dice se c'è? No, è generico, ok. No, ci sono infatti... Perché... Ah, perché mi sa che proprio non... Non contano come lezioni. Non contano come... Le lezioni sono dei... Non sono dei... dei... Non sono livelli veri e propri. La bacchetta avrà finito il gas, guarda che costa. C'è Putin anche nel mondo magico? Beh, voglio dire sì, in teoria. È comunque il nostro mondo. E 5. Quale incredibile reward mi darà? Vabbè, l'incantesimo. Ma così tanti ce ne sono? Esplosioni, mattoncini d'oro. Gli studenti che cercano di dormire alle 3 di notte sentono spank, spank. Lumos. Mi turba che tu abbia usato la magia per raddrizzare quelle candele mosce. Non mi serve la magia per farlo con la tua di candela. Detto. Ah, ma adesso è giorno? Quindi non era notte. Semplicemente hanno tirato le luci. Ah, qui adesso posso passare per di qua. Ragazzi, progress. Progress. In che senso, ragazza sbloccata? È così che si trovano le fidanzate ad Hogwarts. Tu fai rizzare quattro candele mosce e poi c'è la tipa. Non lo sapevi? Che quanti soldi mi ha dato sta roba? Ma questo qui ha rubato un... Non so, mi ha intrappolato l'anima di uno studente, Lord Voldemort. Scusami, dove cazzo vai? Via qua. Oh! Lascia stare quel bambino. Ma guardalo. Levati. Non posso alzarlo col vino. Però non me lo fa più colpire. Ah, l'ho dovuto spaventare con il... Carino, carino. Ecco, sai se funziona anche fuori? Ma tu hai problemi a trovare figa? Non mi sembrava fosse questo il caso. Poi non lo so. Sei come la protagonista di Fleabag. Ma di nuovo uno su otto? Ah no, perché siamo in un'altra zona del castello, giustamente. Nel dubbio, la waifu di Harry Potter è Luna? Tutti sanno che la waifu di Harry Potter è Hagrid. Chiunque dica il contrario è un mentiroso. È un mentiroso. Ah, questo l'ho già fatto. Ma c'è c'è Piton intrappolato là dietro? Cosa fa Piton lì? Canel, secondo te si rimorchia con le gobbiglie? Secondo me sì. Se riesci a diventare campione. Perché se sei un giocatore casuale di gobbiglie non ti fila nessuno. Posso disegnare un pisello gigante? No, che palle, ragazzi. Questi giochi limitano la mia creatività. Mi dà molto fastidio che io sia limitato nella mia creatività. I Lego dovrebbero permettere di espandere la tua creatività. Ma che bevono sti magri ubriaconi? Ah, ci hanno lasciato i soldi dal tavolo. Grazie, zio Michele. E insomma, Luna in versione Lego è stragnocca. Io non so neanche come commentare. Io ho i fetish più strani del mondo e mi masturbo sulle cose più strane.
Però le versioni Lego dei personaggi ammetto che mancavano anche a me. Quindi chapeau. Chapeau. Viviamo in una società. E niente, è andata così. È andata così. Creatività uguale episodio gigante. Sì, ma ho appena fatto mangiare un povero studente. I prefetti di Hogwarts non ti lasceranno entrare in posti in cui non dovresti. Magari puoi passarli furtivamente dopo. Ma vaffanculo, ma io lo ammazzo sto prefetto. Ma io lo distruggo sto coglione. Fammi lanciare un incantesimo. Poi perché fa il moonwalking? A sto stronzo. È il mio fratello. Mancano un po'. Posso passare per di qua? Avrei bisogno di uno strillo potente per rompere questo vetro. Quindi la signora grassa. Ragazzi, si può giocare come la signora grassa? E niente, mi sa che devo per forza continuare per di qua. Ah no, aspetta, c'è ancora qualcosa qui che non ho fatto. Ok, ho liberato. Ok, accendiamo qui. E liberiamo il professor Piton. Andiamo a lezioni di pozioni? Sì! Cazzato? Ah, ho capito, quindi Piton promuove l'uso di steroidi a scuola per le competizioni magiche. Ma perché è così incazzato? Ok, quindi immagino di dover raccogliere i materiali. Appennato Lego. Posso spaccare tutto. Però è realistico perché... se volevano fare il gioco realistico, ogni volta che spaccavi qualcosa, Piton ti toglieva soldi anziché darteli. Quello sarebbe stato realistico. Guarda ragazzi, vi giuro, mi prude il naso e non capisco perché. Perché mi lo tocco una volta e poi mi... è come quando la sera, mentre sono a letto, mi stropiccio gli occhi e poi continuo a stropicciare e non riesco a smettere perché me li sono infiammati da solo. Ditemi che capita anche a voi e fatemi sentire meno stupido. Aspetta, come ho fatto? Non lo so. Maestro David, grazie per i 2,49. Euri, grazie mille, gentilissimo. Ah, ecco, per di qua. Grazie per tutto il supporto, amici miei. Ma magari scrivete un messaggio o qualcosa. Leggo solo i soldi, sono brutto. Dimmi, Kalel, sei bello. Oppure dimmi, Kalel, sai che sono molto bello. Così io ti dirò, sono contento che tu sia bello. Serve il mantello. Capito pure a me. Meno male, grazie. Sono contento di vedere di non essere l'unico strunzo. Vai, spingi la... no, spingi la palla. Ok. E uno ce l'abbiamo. Mettiamolo qua. No, dentro. Perché è incazzato con me? Guardalo, guardalo che mi punta. Minchia, ti spacco la famiglia, Piton, ti spacco. Poi è pieno di serpenti, cioè quanti basilischi ci sono? Ah, quindi uno degli ingredienti della prima pozione, che fai, è letteralmente una zanna di basilisco. Ottimo, ma già che ci mettiamo, mettiamo un Horcrux. Raffa, grazie per i 2 euro, Cadel, sai che sono molto bello. Raffa, dalla foto profilo posso vedere che stai effettivamente dicendo il vero e ti ringrazio. Sono molto contento che tu sia bello. E mi manca un osso. Un pezzo di braccio. Non so da dove prendere. Posso farli girare? No, che palle, ma perché no? Sto gioco è stronzo, vedi, non te li fa girare i tuoi stronzi. Ah, ecco. Pensavo di non poter passare per di qua, l'avevo proprio dato per scontato. Ma è un letterale scheletro nell'armadio?
Ma perché non fai un canale Telegram per gli abbonati così da poterti mandare foto umide in allegria? Perché c'è. Letteralmente c'è. L'ho detto. C'è il... per chi diventa cittadino, no, scusami, cavaliere del regno, c'è, avete il link al canale Telegram e al canale Discord. Ok, ora possiamo... No, aspetta, voglio pompare Ermione a merda. Buff Ermione, vai. Bevi. Pozioni della forza sbloccato. Ma devo farla ogni volta la pozione della forza? Posso tipo venire a berla qua? Tipo al mattino, anziché la colazione, una bella dose di pozione della forza e poi si è pronti a spaccare il mondo. Chissà dove siamo a livello di trama. Che in realtà credo che quello che ci converrebbe fare sarebbe rushare la trama per sbloccare tutte le varie funzioni e poi con calma darci al completismo. Nick quasi senza testa mi indica la strada dove bisogna andare, vero? Quindi se lo seguo mi porterà verso la morte, perché mi sono appena buttato. Ma uno scheletro bondage? Eh beh sì, scusami, cosa ti aspettavi che avesse Piton nell'armadio se no gli scheletri bondage? Ah, ma quindi ora si chiama pozione, capisco. Ah, che bello il giardino! Il cortile. Un po' grigio sto giardino. Posso sturare il cesso? No, però posso distruggere tutte le statue. Mother father, spacco tutto. Ma qua c'è roba da costruire. Ma per quale... Ah, perché c'ho l'incantesimo sbagliato. Ecco perché non riuscivo a costruire. Ah, una scatola. Ah, ecco, te lo dicevo che era un po' troppo grigio. Rasha, rasha, ma goditela. Vabbè. Cosa sono queste scatole, quindi? Cosa devo farci? Devo portarle al gufo? Sono tipo pacchi? Vediamo un po' se l'ho portato da Edvige. Cosa devo fare con sta roba? Amici, sono estremamente confuso. Ma devi dare Edvige, ma come? Ah, qua no, ho visto che c'era la luce. Aspetta. Ciao. Più grande di lei. Raccogli gettoni fantasma sbloccato. Hai sbloccato un mattoncino rosso. Vai all'emporio del gufo a Diagonali per acquistare un bonus. Fino a Diagonali devo andare, scusami. Non potevate aprire una succursale qua? Ho trovato dei capelli. Dove si mette? Posso mettere i capelli qua? Su manichino? Non so cosa devo fare con questi capelli. C'è qualcuno che ha perso il parrucchino? Ma stanno bullizzando un tipo? No, scusami, questo non lo permetto. Affanculo, ti è, picchio tutti. Posso bullizzarli? Sì, sono scappati. Yeah! Protettore degli stronzi. Protettore degli sfigati. Ma c'è una pozione magica da droga? È qui? Cosa c'è qua dentro? No, ok, non penso di essere il personaggio giusto per fare questa cosa qui. Sta roba rossa? Non penso di poter interagire con le cose rosse. Non ho ancora sto incantesimo. I bonus li attivi da start. Extra.
Sagome, pista di pattinaggio, travestimento, bacchette carota. Okay. Ah, posso andare al paiolo magico da qui? Andiamo a vedere un po'. Andiamo a comprare. Aspetta, voglio vedere cosa possiamo comprare. No. Quindi per fare shopping devo tornare. Però qua si è aperta una porta. Aspetta. Aspetta, aspetta, aspetta. Ah, che bello il corridoio! Frase che non pensavo che avrei mai detto. Quindi c'è la stanza di Harry. Per accedere al costruttore Lego, visita la banca Gringot alla fine di Diagon Alley. Loghi? Ah, è per vedere i filmati? Che carino! Cioè, è per vedere tutti i filmati del gioco. Bellino questo. Carina come cosa, ci sta. La cameriera. Ron ha fatto qualcosa in quell'armadio. Non sapremo mai cosa, ma qualcosa Ron l'ha fatto. E andiamo a vedere cosa possiamo comprare. C'è un tizio ubriacone qui? Ma perché adesso è... Scusate, perché adesso è in diagonale? Perché non è in diagonale, cioè in orizzontale. Però posso entrare nei negozi. Vedi, per tutte le occasioni. Ah, forse perché quello che abbiamo giocato prima era un livello. Adesso effettivamente siamo liberi di esplorarla. Hermione abito da sera sbloccato? Un po' anacronistico, dato che siamo al primo anno. E se vado per qua? Posso andare a cambiarmi? Scusi, scusi, non volevo. Cosa? No! Sai che bello se dici che hai sbloccato un mago nudo? Harry is smoking. E qui? Camerino. Nome giocatore Jay? Giocatore K? Ma chi sono sti qui? A parte che è super inquietante perché sembrano tipo cadaveri appesi. Ah, ma è un editor di personaggi? Ma che carino che ci sia sta cosa. Ma bello. Se vuoi farti tipo il personaggio, ci sta. Hai sia le cose qui che questi qua di partenza. Fico. Mi piacciono queste cose. Mirko, grazie mille del benvenuto nel regno. E da qui immagino di poter comprare i personaggi. Tutto bloccato, però che merda. Ah, no, aspetta. Harry Smoking. Ah, ma non li ho sbloccati. Li ho sbloccati per comprarli. Ma che scammata. Minchia, il mio abito da sera 125k. Ma vaffanculo. Non c'hai mica profumata, Hermione. Che cazzo sono sti soldi? Però carino che puoi creare il personaggio custom. Ehi, gufetti. Possiamo salire sopra? Ah, guarda. Sagome. Ah, questo possiamo comprare. Tanto costa un cazzo. Pista di pattinaggio. Travestimento. Bacchetta carota. E... Raccogli i gettoni fantasma. Questo. Ah, i gettoni fantasma sono quelli che si lascia dietro Nick. Quindi se andiamo negli extra. Cos'è? Mettiamo tutto. Ah, sa come siamo diventati dei fantasmi? No, aspetta. Cioè, siamo tipo oscuri. Ma. Ma anche Hermione ce l'ha? Bellissimo. Quindi le bacchette sono... Ah, sono delle carote. E sto pattinando, vedi che, che mi muovo tutto male. Carine, mi piacciono molto queste cazzatine. Però direi proprio che lo togliamo. Però il travestimento quasi quasi lo lascio. Per il meme il travestimento lo lascio. Rimane per caso anche nelle... No, nelle cazzi... Col cazzo l'insalata che rimane. Ah, posso comprare un mattoncino d'oro? Minchia, gli altri costano un botto. Porco schifo.
un milione. Però che bello che tutti i personaggi, cioè adesso tutti i personaggi sono baffuti? Eh sì, guarda. Beh, incredibile. Qua cosa c'è? Slugus Eracto? Multico Force? Ritu- posso comprare Rictus Sempra? Locomotor armata Redactum Kral? Questo sembra interessante. Collovaria, Calvorio, Herbiforce, Glacius. C'è... c'è il flipendo, ragazzi. C'è il flipendo. Incantesimo di Inciampo, Stupeficium, Engorgio Cranium. Per il meme io lo comprerei. Engorgio Cranium. Ah, minchia, 4 milioni per Accio. Puttana. Mamma mia. Questo posso usare... scusami. Come funziona? Mi sa che devo provarlo su un altro giocatore. Cioè, su un altro personaggio. Ah, questi sono i codici. Scusami. Fammi provare su qualcuno. Cioè, gli viene la testa gigante e gli pesa pure. Oddio, questa cosa è bellissima solo per dare fastidio alla gente. Mi piace che ti diano così tante cose per cazzeggiare. Raptor, guarda, guarda. Oh. Altro se guardate, eh. Guarda. Gli cade sopra la nuca, cioè proprio sulla nuca per coprire Voldemort. Figata. Ah, attiva il getto di fantasma. Cosa sono i gettoni fantasma, amici? Sono quindi quelli, come ho detto, quelli che... chissà se puoi ingrandire solo la testa. Vabbè, ragazzi. Guarda, tra l'altro anche i goblin. Ok, apriamo la porta. Dove ci troviamo qua dentro? Possiamo accedere alla cripta delle Strange? Ok, sono davvero quelli che rilasciano i fantasmi. Gioca il livello bonus? No! Cazzo! Questo c'era anche sulla PSP! Nel gioco di Star Wars! Che c'era tutto sto... guarda, tutto distruttibile era! Ma che figo! E c'è il notte... posso salire sul nottetempo? Come salgo? Aia! Come faccio a salire? Voglio adesso... pam param pam! Pam pam param... posso spaccare le case se le investo? Tutto il mio sogno infranto. E rifà tutto tranne studiare, oh. Bene, ragazzi, ora sappiamo come farmare soldi. Credo di aver investito Ron. Che belle che sono le case. Guarda la Ford Anglia. Piri 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 piri. Qua c'è il parchetto. Vai, fammi entrare, dai, fammi spaccare tutto, fammi spaccare. E qua c'è qualcosa che però bisogna pagare 100k. Questa è la roba più difficile da sbloccare in Star Wars, perché infatti era una delle ultime cose che sbloccavi. Ma qui c'è del parkour? Harry, cosa hai fatto oggi a Hogwarts? Niente, lascia sta, storia lunga. Se entro qua? Ups, mi sono dimenticato WhatsApp aperto. Scusate, aspettate che chiudo 3 secondi perché sennò vi arrivano le notifiche. Questa sarà Fede che mi dice che vanno a nanna. Ho lavato per terra questo starnuto. Ma io vorrei prendere i soldi sulla gru. Come faccio a prendere i soldi?
Non ho già sbloccato i mattoncini rosso e implicatori easy gettoni. Però qua non posso salire. Che scammata. Vabbè, direi di esci dal livello. E ritorniamo ad Hogwarts. Qui sono tipo dei livelli extra questi. Ma tutti? Vediamo un po' cosa c'è qua. Oh no, mi sto... C'ho dei dubbi. Comunque sì, ho capito che sono quelli di Nick. No. Vieni qua, apri questa porta. Apri questa porta. Eh sì, è un altro livello bonus. Ma è un livello di parkour? Ah, interessante. Ok, ok. Però queste, diciamo, sono cose che si possono fare poi dopo per completare. Interessante però che siano tutte queste cose. Ah, non c'è il tasto rapido per tornare a Hogwarts? No, che palle, perché c'è il tasto rapido per venire qua ma non per tornare indietro? Ci vorrebbe proprio un remake come fatto per Lego Star Wars, così da farli parlare, eccetera. Il remake di... cioè, il Lego Star Wars uscito adesso era veramente fighissimo. Cioè, c'aveva un botto di contenuti. In effetti un remake così ci starebbe, ma proprio per tutti i giochi Lego. E non mi stupirei, guarda, li facessero. Questa roba? Ah, per rigiocare i livelli, credo. Fico, ok. Carino. Vai, torniamo ad Hogwarts. E tipo Fireboy and Water Girl necessita di co-op. Oh boy. Porca troia, 1000 valgono. E vabbè ragazzi, ma allora non c'è più bisogno che io mi metta a raccogliere i gettoni. Guarda, posso farmare le cacche di Nick. Guarda quanti soldi. Andando più avanti, questi veri serviranno con il succo, ma devi sbloccare un personaggio di ogni casata, mi sembra. Ma infatti sono cose da fare in late game. Mi fa molto ridere la frase che ho appena detto, cioè che ci sia un effettivo late game in Lego Harry Potter. Oh, andiamo a erbologia? Vai, madonna quanti soldi che si pigliano adesso. Guarda qua. Ma mi sembra di star barare. Di star barando. Ups. Mi lasci? No. Ah ok, bastava così. Che bella la professoressa Sprite con i baffoni. E sono le piante carnivore queste. Ah, il cosciotto di pollo. Penso mangino quello però. Vabbè, non sono un esperto di... Ma non mi ha dato niente. Si mangia pure quello? Posso dargli la pozione? Vabbè, secondo me anche meno sarebbe bastato, eh. Poi non lo so. Che belli che sono tutti con sto cazzo di travestimento. Mi fanno morire. Però, guarda, se a lei piace, quando viene... Senti che pensi che fa mentre viene frustata la prof. E non la vada che davra. Ho visto un sacco di porro iniziare così. Esattamente così, con uno studente con dei baffoni e dei... e dei... degli enormi occhiali finti che veniva trascinato da tentacola velenosa. Provate a chiudere gli occhi. Ma vedi che non è l'humus, è proprio l'humus solem. Premi B per lanciare l'humus solem sul treno del diavolo. Ma sta
stronza. Oh, scusami. Sto cercando di rimediare al tuo lavoro di merda, professoressa Sprite. Ma non riesco a... Premi B. Forse devo prima fare questi. Ah, sì. Sì, ok. Pensavo di andare subito su quello grande, invece bastavano quelli piccoli. Allora, devo fare così. Vatti dal cazzo. Siete tutti in mezzo ai coglioni, ragazzi. Veramente tutti dal primo all'ultimo. Vabbè, ma che cazzo me ne frega di quei soldi, tanto? E cosa mi rimane adesso? Mi ha fatto tipo una scimmia di... Che figo. E l'uno con l'upgrade, eh? Questi siamo noi dove mi stavo a tar fuori dal cinema con gli occhiali 3D. Posso interagire con sta roba qua sopra? No. Allora, attiva questo. La smetti, Dio Madonna. Però adesso c'è Harry di mezzo. Ups, mi scusi, professoressa. No, non volevo, prof, non volevo. Mi scusi, è stato un piccolo errore di calcolo. Sì, il gioco l'ho preso su Steam. Però non sta funzionando. Perché se lo punto... No, ragazzi, sono un attimo... Ah, mi ha evitato, suca. Non me lo fa fare, perché? Cioè, lui dice di puntare, ma se io punto con la X, lancia l'incantesimo base. Aspetta, 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 aspetta. Forse devo fare un ariete di sfondamento. Continua a dirmi sta cosa. Non so se ci sono altre cose con cui posso interagire che mi sono perso. Sì. Ah, se tengo premuto e li marchio li lancia in rapida sequenza. Abbiamo un occhio di falco, dobbiamo qua, devo fare. Smettila di colpire la prof. Non le piacciono queste cose, preferisce le piante. E oh, io che cazzo ne so. E vedi, però non me lo fa fare, amici. Perché? Nei giochi Lego se sei sbloccato spacca tutto quello che vedi. Io ti prendo in parola. Ma perché? Ah, qua posso costruire qualcosa. Secondo me devo fare tipo un ariete di sfondamento. Questa mi sembra un ariete da sfondamento. Che abbiamo detto? Che abbiamo detto che devo fare l'ariete di sfondamento? Guarda che io sono stato a Hogwarts e so queste cose. Vai. Questo dovrebbe liberarti. L'uomo solem sbloccato. Ok. Ah, ok, giustamente un upgrade. Mattoncini d'oro. Siamo forti, ragazzi? Possiamo oggettivamente dire che siamo forti? Perché a me pare proprio di sì. Poi non lo so, magari è soltanto una mia impressione. Se si sbloccherà la bombarda massima sarà la fine, eh? Ma altro che bombarda massima, io voglio la Avada Kedavra. Voglio ammazzare la gente malissimo. Pa 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 pa. Sono super curioso di cosa, come sarà la live fra 10 minuti. Vai, vai davanti a me che ti voglio raccogliere la hacca. Io avrei preso uno studente e l'avrei usato come ariete di sfondamento. Anche io, però questo gioco è troppo politicamente corretto.
Fanculo il Lumos, servono gli slot con l'ariete per fottere il tranello del diavolo. Quidditch? Momento Quidditch? Ciao Karen, ma tu ti chiami Mauro? Sì, sì, il mio nome è Mauro Lanza. Ma c'è scritto nella descrizione di YouTube. Ciao Marco. Il miglior giocatore di Lego Harry Potter non ironicamente. Questo gioco sta già durando molto di più di tutti i giochi di Harry Potter messi insieme. Siamo ancora alla ricordella. Super anticlimatico la partenza in volo, posso dirlo? Pam 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 pam. Trick flip. Ok, posso anche fare questo, figo. Pam pam pam. Ma che cazzo vuoi? Solo Harry può volare ottimamente sulla scopa. Ma guarda mamma senza denti. Pip. Ciao Andrea, ti ha per caso detto in macchina che vuole fare live su YouTube? Ma saranno cazzi di Andrea e non tuoi? Perdonami, eh. Come faccio a scendere però? Ah, ok, scende da solo. No, gliela lancia. Bastardo. Oh, dove cazzo vai? Vieni qua. Oh, rincoglionito. Solo Harry può volare ottimamente nelle mie palle. Ah, c'è la vita. Ragazzi, cioè, è un boss più difficile di... del troll. Ok. Ma questo qua, degli animali, serve tipo grattastinchi? Allora, è difficile. Le scove sono sempre difficili da controllare in sti giochi. A merda, fermate. Che bella lame gradi. Perché tutti con gli occhiali e il naso finto? Perché è glorioso. Vabbè, cioè, bellissimo. Bellissimo. Pa, 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 pa. Scopa volante sbloccata? Ma posso usarla quando cazzo mi pare? Scusami, fammi vedere. Ah, penso di sì, ma se la vado a prendere. E come vola lui? Ah, vedi, lui non riesce ad alzarsi. Solo ad Harry si alza. La smetto. Incredibile, assurdo, pazzesco. Ragazzi, il più grande giocatore volatore volante di Quidditch cagante. Il rallenti tavarro bellissimo. Sì, quello è stato figo. Occhiali sotto occhiali, è vero? Sarà bellissimo vedere Zio Voldy con naso e baffi. È vero! Ragazzi, adesso dobbiamo tenerlo fino alla fine solo per quello. Solo per quello dobbiamo tenerlo. Ah, ma queste cose le posso spaccare? Cioè, tutto sto casino per far ricrescere la foresta amazzonica, ma poi la posso deforestare. Ecco perché Hermione avrebbe dovuto scegliere. Prova ad usare Hermione sulla scopa. No, ma vola di merda come tutti gli altri. No, ho sbagliato, non devo andare per di qua, scusa. È tipo la bicicletta in Pokémon. Ah, ok. Il cieco Beppo style regna in sto gioco. Usa grattastinghi per scavare. Non ce l'ho ancora, dobbiamo arrivare al terzo anno per quello. Ma dobbiamo parlare con voi. No, però c'è una merda che vola lì. Lumos Solem? Sì. Grazie, lo so. Ah, se ne sono andati così? Ma posso passare da qui adesso? No, non è aperta. Dai. Ah, qua c'è un'altra pozione. Sì, vabbè, come cazzo dovrei fare? Scusami, ma un controllo da parte del Ministero della Magia lo vogliamo fare a sto posto? Mi sembra un po' incasinato, guarda. Cioè, io per andare a scuola devo veramente scavare le gallerie. E poi i miei genitori si lamentavano della strada che dovevano fare loro per andare a scuola.
Tu, mamma, dovevi usare il Lumos Solem per spaccare dei tentacoli di tentacola velenosa per poter sbloccare dei pezzi di costruzione. Usare suddetti pezzi di costruzione con l'incantesimo Wingardium Leviosa per creare un astrolabio da mettere in alto. E puoi cercare gli ingredienti di una pozione magica per renderti più forte e poter tirare delle leve incredibili? No, mamma, non penso. Però mamma ora mi dice dove sono gli ingredienti, perché non avevi la più pallida idea. Che cazzo è la roba? Qualcuno chiuda questa scuola, per l'amor del cielo. Sto facendo crescere grandi cose. Ok, un oggetto abbiamo trovato. Quindi, come qualcuno diceva prima, nel dubbio comincia a spaccare ogni cosa che vedi. Ok, ci manca il pungiglione lì. Che cazzo è quella roba là? Ma che oh! Qua? Sarà qua? Eccola. Scusami, cos'è questo gargoyle qua? È tipo così. È un gatto lui. Così. Oh, questo è l'università della strada. Ma Hogwarts in realtà è anche molto simile a tante università reali di questo paese, se posso dire. Vai Hermione, ormai sei tu la mommy che deve baffarsi a merda. Butta lì. Madò. Il mio pisello quando vede Federico. No, no, cioè. Per dire, no. Hogwarts quasi a livello di un qualunque Ipis. Vabbè ragazzi, praticamente l'università del sud Italia. La musica è un pochino ripetitiva. Sì, sai perché? Perché le musiche di Harry Potter, cioè, non sono colonne sonore di sottofondo. Le colonne sonore di sottofondo dei giochi sono pensate per essere poco invadenti e potersi ripetere in loop, cosa che questo gioco assolutamente non fa. Scusami, non volevo assolutamente. Ma già, siamo già nei doni della morte, che è spaccato il ponte. Ah, siamo fuori, che bello. Non puoi usare i calderoni dorati finché non impari come preparare la pozione polisucco. Ho capito però che scammata, scusami. Cazzo. Adesso sono secondo che sto guardando una cosa sul telefono, amici. Volevo controllare un attimo se io per caso dal YouTube Studio posso controllare la live, ma mi sa proprio di no. Mi sa proprio col cazzo all'insalata che posso farlo. Infatti no, manco per il cazzo. Vabbè. Ti piacerebbe Lego Mercoledì Adams, visto quanto è durato la serie? Sì, pagherei proprio il Kickstarter. Ma perché fanno sti rumori brutti? Che cazzo sta succedendo qui? Questi che leggono? Che cazzo sono ste robe qui pazzesche? Cos'è sto punteruolo? Qui da qualche parte deve esserci un mattone rosso, perché c'è Edwige. Quindi ci deve essere una scatola, che sicuro però non posso ancora prendere. Il ponte è proiettato 7 anni nel futuro. Vabbè, questo è l'equivalente di Harry che passa nel corridoio col 125. Comunque ragazzi, abbiamo 250.000 già. È veramente imbarazzante con questa roba dei gettoni fantasma. Usarlo per piantare le piante da me. Wow. Ah, 1 di 4. Oddio, 2 di 4. 3 di 4. Ragazzi, non ho idea di cosa potrebbe attenderci alla fine di questo incredibile viaggio. Eccola qui. Ah, è stato più semplice. Tribe Games, grazie mille. Ti do il benvenuto nel regno. Abbiamo un nuovo cavaliere.
Grazie per la tier 2. Che bello, avremo gente nuova su Telegram, vuol dire. Nice. Non ho letto, cos'è che mi ha sbloccato? Mi sono distratto un attimo, stavo leggendo la chat. Scava rapidamente, disponibile per l'acquisto. Ah, ok. Però non posso ancora scavare normalmente, figuriamoci. Rapidamente. Ah, queste sono tipo le pietre. Più avanti sbloccherà anche moltiplicatori di gettoni per 2, per 4, per 6, per 8, per 10 che possono essere attivati tutti contemporaneamente, eh? Ragazzi, diventerò il più ricco che si sia mai visto in Lego Hogwarts. Aspetta che salviamo sto stronzo. Ah, io ti ho detto però che devi stare attento con i tentacoli. Lo so che nei filmini, negli etai sembra molto interessante, però... Ci sono gli studenti in pericolo, già che non ricordo? 50. Ah, Remma, dedì. Questi che stanno a combinare qui. Ma perché è partito un razzo? Che cazzo sta succedendo, raga? Sono estremamente confuso. Ma poi mi fa morire tutto di Lego. E poi la capanna di Hagrid è un pezzo, è un prefabbricato dell'IKEA. Gli esperimenti con le live di YouTube ti hanno spinto a portare, ti hanno convinto a portare qui le live di YouTube Hogwarts Legacy? Allora, alla lunga vorrei fare qualche altro tentativo. Però diciamo che sì, secondo me. Cioè, a livello di spettatori non si compara neanche lontanamente. Neanche lontano, dico. Federico Paglialunga, grazie mille, do il benvenuto nel regno. Ovviamente dovremmo capire qua come funziona, perché a livello di introiti non lo so. Perché... su Twitch ovviamente c'è la cultura dell'abbonamento, c'è la cultura dell'abbonamento anche grazie a Twitch Prime, che quello ovviamente aiuta, e non ho idea qui a quanti abbonamenti si riuscirà ad arrivare, però è una cosa che proveremo, alla fine ci sta, nel senso fate assolutamente bene a non sabbarvi già la prima live, perché magari uno dice boh, vediamo un po'. Seguo una settimana, se vedo per una settimana sono ancora qui, seguo sempre le live, lo faccio anche per supportare il creator. Però diciamo che in realtà da me delle sub non è mai interessato così tanto. Mi piace fare le live, mi piace stare con voi, chiacchierare, è una cosa che mi rilassa e mi diverte molto. È anche un metodo per interagire con la community, quindi questo è molto bello. E su certi aspetti è più comodo. Manda una pubblicità che già che ci sei, altrimenti qua diventi povero. Mi fa molto morire che siamo passati da no, guarda, non le pubblicità di Twitch sono una merda. Ma dai, vai, butta una pubblicità su. Probabilmente perché non sono così un dito nel culo qui. Ah, devi sollevare la scopa e pulire le pietre dalle palesi macchie di sburra. Ok, aspetta. Che scuola sei andato? Riempici di AD? Allora, in realtà sto cercando di trovare, cioè ho dei... Ci stiamo mettendo in contatto perché per le live di Hogwarts Legacy mi piacerebbe avere uno sponsor. E dei contatti anche per una cosa figa in realtà, cioè mi farebbe molto piacere se questa cosa andasse in porto. Ma in generale mi interesserebbe, sarebbe bello fare delle live sponsorizzate per i giochi. E in teoria il prossimo anno dovrei lavorare a... Cioè, sono adesso in contatto per una DV su... Diciamo un videogioco di punta. Non posso dirvi quale, mi spiace perché in teoria sono sotto NDA. Ma diciamo che è un videogioco che moltissime... Non Hogwarts Legacy, vi dico già che non è quello. Ma è un videogioco che molte persone aspettano per il prossimo anno.
E ieri vi ho mandato il piano. Abbiamo fatto i piani di. Il piano che abbiamo mandato a loro per dire: guarda, questo è quello che possiamo offrirvi. Io ho già incluso le live su YouTube. Ho detto: guarda, volendo, si potrebbero fare delle live su YouTube. Perché tanto in ogni caso le avrei fatte. Solo per cioè. È qualcosa che già di mio mi sarebbe interessato portare in live. Se mi forniscono loro le cose, c'è un supporto da parte loro e mi pagano anche. Cioè, tanto di guadagnato. Raid Shadow Legends? No, però le ho già fatte le cose di Raid. Non le ho mai fatte in live perché non mi interessava, però le ho fatte. Genshin? Sai che mi è arrivata, non ironicamente, una richiesta di fare delle live sponsorizzate per Genshin. Però vi dico soltanto che il mio manager mi ha inoltrato la mail e mi fa: io ho già risposto che per quella cifra non ci alziamo neanche dal letto al mattino. Mi hanno fatto una cifra ridicola, ma forse perché hanno guardato i numeri di Twitch, dove, cioè, in effetti con i numeri di merda che altalenanti che io ho su Twitch, la cifra che mi hanno proposto aveva anche un senso logico se guardiamo solo Twitch. Ma per le cose che chiedevano comunque, cioè, per noi era un no. Comunque è inutile che cercate di indovinare, non vi dirò niente. Anche perché non so, cioè, noi abbiamo mandato il piano in approvazione, ma come ho imparato bene con i lavori, finché non stai facendo effettivamente quel lavoro, il lavoro non è andato in porto, perché un sacco di cose ci contattano, ci mettiamo d'accordo e poi non si fa un cazzo. Ordine 66! È venuto nel regno. Ma c'è lo schermo che proietta la partita, eh? Scusami. Per lo sbaglio solo gli oggetti con cui puoi interagire sono fatti di Lego. Beh sì, ma voglio dire, ha un senso logico se ci pensi. Adrian il gioco evento. Perché la cavalcata delle Valchirie? Ok, that was unexpected. Scusatemi, questo non me l'aspettavo proprio, sono sincero. Ma devo fare l'alzabandiera a tutti? Maremma, sì. E anche mentre lo stai facendo, finché non inviano i soldi l'inculate dietro l'angolo. Allora, non abbiamo mai avuto problemi a farci pagare perché abbiamo degli avvocati veramente tanto feroci. Abbiamo degli avvocati in agenzia che letteralmente non aspettano altro che ci sia qualche casino per poter spennare le aziende. Perché ovviamente se un'azienda non ci paga, ovviamente sono in automatico loro nel torto nel momento in cui si sottoscrive un contratto. Quindi loro veramente non aspettano altro che ci siano casini. Ahia! Cazzo, le mie orecchie, sta mandragora. Quello è un bolide impazzuto? Mi picchia il bolide se mi metto qua? Ma cosa c'è? Sono pannocchie di mais? Sto facendo i popcorn? Sembra che si... Cioè, sembra proprio un attacco di diarrea fortissimo. Guarda quanti soldi che sta cacà! Tutto molto illegale. Yes! Mica, sto sbloccando un sacco di roba. Viva gli avvocati! Con te uscirà un gioco su animali fantastici. Guarda, non... guarda che sì, è già letteralmente un gioco sugli animali fantastici. Però bello. Non sappiamo ancora chi è che va nell'armadio. Forse un molliccio? Perché non mi fa fare questo parkour incredibile? Fatto. Ma quindi ora dobbiamo giocare la partita di qua, i glitch? No, prima dobbiamo salire sopra. Grazie, amici. Hai dei manager? Sì, no. Ho 4. E
È stata la cosa più anticlimatica che abbia mai visto in tutta la mia cazzo di vita. È stato veramente orribile. Ma perché non posso fare soldi spaccando tutto nella vita reale? Tu puoi farlo. Basta che non ti fai beccare. Alessandrino, grazie mille, ti do il benvenuto nel regno. Yeah. Pade B-Box, grazie per i 99 centesimi. Prenderò il caffè domani mattina. Non è vero, non mi bastano. La mia colazione ogni mattina costa esattamente lo stesso, 2,50 euro. Tranne oggi che è costato 2,80 perché ho preso il bombolone facendo una cazzata incredibile. Perché per qualche ragione il bombolone aveva la crema ghiacciata dentro. Quindi la combo bombolone con la crema ghiacciata e ginseng bollente, sono tornato a casa che ho cominciato a cagare veramente a spruzzo. Grazie per l'euro, Paybox. Tutta questa parentesi per ringraziarti. Oh no! E Piton! Ah, ma dobbiamo giocare come Hermione, non me l'aspettavo. 0 euro, tra l'altro. Sono appena arrivato e la prima cosa che vedo è un Harry con i baffi. Anonio che racconto della diarrea di stamattina. Vabbè, perfetto. Il gioco per la PS3 era incredibile. Beh, ma è lo stesso gioco. Ora stavo per uccidermi. Vabbè, grazie per i 3,50 euro. Colazione offerta da me. Grazie mille, gentilissimo. Mio fratello in Cristo. Mia sorella nello spirito. Avete visto Avatar? C'è un momento in cui c'è loro che usano questa espressione, che dicono mia sorella nello spirito. E io mi sono girato verso Federico e ho detto mio fratello in Cristo. E siamo scoppiati a ridere come dei coglioni. E non posso interagire. Comunque è talmente famoso che già alla sua prima partita ha un quadro dedicato. Nemmeno io ho i quadri dedicati, ragazzi. 300k iscritti su YouTube non servono a un cazzo nella vista. Nella vita non so parlare. Tentato suicidio di Hermione. Mi sono distratto un attimo. Ah, adesso volo però di merda. Devo volare di merda. Guarda Harry lì che sta morendo. Whoop. Allora, prima di tutto facciamo questo. Hanno palesemente plagiato la tua battuta. Ah, sì. Il mio fratello in Cristo è una delle mie cose, una delle dei meme preferiti di quest'anno. Buonasera, c'è un modulo di richiesta per farsi sbloccare su Instagram da te? Sì, guarda, devi mandare raccomandata con Marco D'Avollo da 1,50 euro all'ufficio comunale di Torino. Oggetto dell'F24, richiesta di sban. Comunque no, di solito è abbastanza permanente. Se ti ho bannato vuol dire che c'era una ragione giusta per farlo. E ringrazia che per qualche ragione non l'ho ancora fatto anche qua su YouTube. Stai molto attento. Ma che ci fai su YouTube? Oddio, non lo so! Ci lavoro da 8 anni della mia vita? No, impossibile! Assurdo se ci pensi. Non te peggio Shulk o Morbius? Facilmente Shulk, almeno Morbius. No, dai, non è vero. Alla fine a me Shulk per la prima metà mi aveva intrattenuto. Morbius è proprio tutto brutto. Uno dei pochissimi meme che fa più ridere in italiano che in inglese. Sì, è vero, è perché io l'ho preso dal My Brother in Christ inglese. Mio fratello in Cristo. Ho cominciato a usarlo genuinamente. Ah, ho dovuto spaventarla. De Kalel, un fratello. No, mi hai bannato tipo 8 anni fa, ero piccolo e non capivo.
Non so, Attilio, dovrei avere un redemption arc, dovrei convincermi che il tuo ban sia meritato, il tuo unban sia meritato. Una parola servirà alla richiesta anche per YouTube. Ti piacciono gli hentai di Harry Potter su Rule 34? Ma guarda, non sono mai stato particolarmente attratto dalle Rule 34 di Harry Potter. Forse perché è una cosa che, boh, non lo so, collego comunque alla mia infanzia, certe cose. Poi in generale sono abbastanza ripetitivi, non è un contenuto per cui... Non è un qualcosa per cui fanno tanti contenuti quanto vorrei. Quindi alla fine ti fai un giro sul subreddit una volta e hai visto già tutte le cose. I cosplay ogni tanto sono interessanti, però anche lì i cosplay di Harry Potter, cioè la maggior parte dei cosplay zozzi di Harry Potter sono persona normale, ma c'ha una cravatta di serpeverde o di corvo nero. Vorrei si impegnassero un po' di più, però alla fine è quello, no? Luca Tavazzi, grazie per l'euro, gentilissimo. Mio fratello. Anzi, regala 50 abbonamenti sui perdonato. No, non può comprarsi. Non può comprarsi il perdono. Dovrà convincermi con dei commenti interessanti che dimostrano il suo acume mentale e il fatto che è migliorato in questi anni. Mi sono distratto, era questo. Era giusto? Sì, ok. Ricordo un fumetto mandato su Telegram che dice il contrario. Quel fumetto è una... è però... cioè, è proprio le... è più unico che raro, capisci? A 12 anni sono stato bannato da Matioski. Ne ho 20, ormai ho rinunciato. L'unico che riesca a vederti per la prima volta in live è su YouTube, no? Puoi sbannarmi su Instagram anche se non sono bannato? Va bene. Ti banno e ti sbanno. Carina ha saltato una parte del cosplay zozzo. Non l'ho sinceramente capito, in che senso? Andrei a vedere Harry Potter con l'orchestra dal vivo da Roma? No, perché per andare anche solo un giorno a Roma, tra treno e biglietti, mi partono tipo 300 euro. Ma chi è che sta godendo in sottofondo? Tonks? C'era un'immagine che ho visto anni fa molto figa di Tonks, cioè era un disegno di Tonks e Fleur. C'era anche la versione con i piselloni, quindi era veramente top tier. Ma che cazzo vuoi? Ma vaffanculo, sto qua non mi fa passare. Che fare qua? Così? Devo aprire questo. Non ti parli di Rurta di Forza, Harry sta per morire? Questo non riguarda lui, riguarda me. Ma perché quando cadono fanno il suono di Mario? Visto che sta gemendo sul gioco? Chi è che non sta gemendo sul gioco, vorrei dire? Ma perché? Oh, continua a farmi sbattere giù dagli oggetti. Che palle. Sono belle quelle con i gemelli Whis ed Harry? Quelli sono contenuti che voi guardate. Non ho visto molti contenuti yaoi di Harry Potter. Ma per una semplice ragione. Quando vai sui subreddit delle Rule 34 o cerchi quelle più gettonate, ovviamente quelle etero vanno molto di più, perché i fruitori sono maggiormente uomini. Anche se devo dire che in realtà negli ultimi anni si sta riscoprendo una certa passione da parte di tutti verso le donne col pisellone, verso le futanari. Continua a distrarmi, fammi vedere sta roba. Io sono abbastanza dell'idea che ci stiamo tutti pian piano bisessualizzando. Ovviamente, cioè, vabbè, ovviamente stiamo parlando di puri fetish.
Però sì, sono abbastanza convinto. Una cosa che su internet c'è molto più accettazione verso il cazzo, sempre da parte di uomini, che è un'ottima cosa secondo me. Bisogna espandere i propri orizzonti. Raga, tutte le shit tra i malandrini, per favore. E in effetti hai ragione, vedi, ok, ho detto che non vedo cose nuove, però in effetti il lato gay, ma non gay, il lato maschile delle Rule 34 di Harry Potter non le ho mai esplorate, se non quando le cercavo ironicamente per gli sfondi dei video, tipo il video su Harry Potter 8 che c'era sullo sfondo del PC Harry e Draco che si baciavano, quelle cagate là. Ho paura di cercare fanart di Harry Potter perché poi va a finire che mi imbatto in Harry e Draco che fanno cose in una torre. Beh, che problema c'è? Come abbiamo appena detto, devi espandere i tuoi orizzonti. Perché solo di fetish parlo per te? No, no! Perché sto facendo un discorso generalista. Cosa cazzo devo fare qua? Sono confuso. Ma forse devo solo passare per di qua. Ah, che stupido, scusami, non avevo capito. JK si dissocia da tutto ciò, ovviamente. Il fatto che abbiano queste... che abbiano il nasone rende il tutto migliore. Ma lo svomita? Ah no, è uscito tipo dall'orecchio. Ma una fanart che ritragga Harry Potter e poi Kal-El che riprende il tutto. Ma tipo Alok che fa il quadro di se stesso, in quel senso. Basta, dopo questo live mi vado a cercare un'orgia con tutti i personaggi di Harry Potter. Ma non è difficile da trovare. Ma non è altri giochi... No, no, l'unico gioco installato su tutti i miei device è Lego Harry Potter anni 1 e 4. Sì, li ho messi io i baffi con gli occhiali. È una cazzatina del gioco. Vabbè, adesso la tolgo. La metteremo soltanto alla fine quando rinascerà Voldemort, promesso. Che cazzo era? Ah no, era nei primi, perché non era un mattoncino rosso, travestimento. Io ho notato nella mia esperienza che molte ragazze preferiscono leggere più che guardare erotismo. Sai perché? Perché comunque quando leggi usi la tua fantasia e puoi creare gli scenari che preferisci. Quando guardi devi guardare quello che ti viene imposto. E la maggior parte del porno non... cioè... fa strano da dire, ma non è pensato per le ragazze. Poi ci sono anche le ragazze che lo guardano, ovviamente. Ma magari chi cerca qualcosa di più realistico. Cioè, in realtà ce ne sono adesso, ci sono un sacco di canali o siti che fanno proprio, si spacciano, cioè si presentano come produttori di porno pensati per le donne, che siano molto più, non saprei come dire, se non romantici. Magari appunto delle... dove c'è un po' più importanza dato alle storie tra i personaggi, anche alla trama, al tutto. Cioè, non che... oddio, non so come pagarla, signor pizza... signor ragazzo delle consegne, delle pizze. Non c'è nessun problema, tieni in pisello. capisci? Solo per quello. È più romanzato? Sì. Oddio, scusate, stavo... Don't text and drive. Ma dov'è la scopa per passare oltre? Ah, sta, forse posso ripararlo? Vabbè. Perché non abbiamo fatto anche la prima volta? Se mentre guardi un po' non c'è una tappezzeria orribile e te purtroppo ti distrai. Beh, tu scherzi, ma quando ho guardato i porno in VR ero seriamente più preso dal osservare l'ambiente circostante e il mobilio che i tizi che scopavano. Cioè, le persone che scopavano.
Lei è il produttore del forno tra Hagrid e Maxim. Ah, siamo già a Natale? Che bello. Ma che belli tutti con... Ho sentito Emanuela Scopa per passare oltre. Vuol dire che secondo me è un buon punto per fermarsi. Così la prossima volta facciamo la puntata a tema natalizio, no? A sto punto. Come faccio a uscire? Come si esce dal gioco? Devo per forza andare al paiolo magico per uscire dal gioco? Così facciamo ancora qualche minuto di chiacchiera. Qualche minuto di chiacchiera. Devo seriamente pulire il mio desktop. Devo pulire sia la casa che il desktop nella mia vita. Spegni la live o collector ogni 2 mesi ti trovi il beso di una seduta con un sesso. Perché non siete mai stati sulle live di Twitch, mi sa, ragazzi. Solo per quello. Aspetta una cutscene, se no non salvo. Ma c'è appena stata la cutscene. A me quando sono in mood non dispiace la roba erotica scritta. La mia questione è che in realtà, cioè, se io ho voglia di roba erotica scritta, mi vado a cercare un fumetto o un hentai. Per dire... Mi spingo verso quello. Perché così ho un best of both world per non leggere esclusivamente. C'è un po' di desktop su queste cartelle. Oh, no, non pete il cazzo. Potresti in futuro contenuti centrati sugli anime che hai visto? Sì, ho delle cose in mente, ma sono delle cose che arriveranno molto più avanti perché non è adesso il momento adatto. Sono delle cose che probabilmente farò quando mi trasferirò con Federica, perché volevo fare delle cose insieme a lei. Io odio quando i porno di hentai hanno buchi di trama. Anche a me, cioè, proprio mi rovina completamente l'esperienza. Dico, no, ma questo personaggio introdotto nel primo atto ha avuto un'evoluzione che non ha senso. Il mio pisello fa proprio... Mi sbanni da Twitch? Ma perché? Tanto adesso siamo qua su YouTube. In realtà domani abbiamo una live su Twitch. Perché c'è la live... C'è l'ultima live sul canale di Prime Video. Per le retrospettive dei film di Harry Potter. E c'è anche la finale di Coppa. C'è anche la finale di Coppa. Quindi domani avremo come al solito l'ultimo pre-live su Twitch alle 8:30. Che poi alle 9 ci spostiamo sul canale di Prime Video e facciamo la finale di Coppa. Devo finire di preparare le domande, perché sono molto... molto in hype per mettervi alla prova. Meh, grazie per i 2 euro. Da vada le views, aspetto il prossimo, non ha senso. Quello ci vorrà un po', ragazzi. No? Quello ci vorrà un po'. C'è un pixel di schermo in quelle cartelle. Scusate, ma i manga BL? O volevi dire B? Sono i migliori a mani basse? Forza Giacomo? No, forza anche Zeni, dai. La prima live che ti riesco a seguire è molto più comoda su YouTube. Ma ti dirò, mi trovo molto bene anche io. Ti dico, mi trovo molto bene anch'io. Su questo assoluto. Non ironicamente ho visto un porno in cui ho pensato volerlo recensisse Calera. Io l'ho sempre detto che si potesse, cioè non fosse che è letteralmente una cosa che mi affossa il lavoro. Io non ironicamente farei recensioni ironiche dei film porno brutti su YouPorn, però purtroppo non si può fare perché le aziende guardano queste cose e se vedono una roba del genere non lavorano più con te, perché siamo ancora un paese di mentalità retrograda. Però mi piacerebbe un sacco, ci sono un sacco di cose che... anche i giochi zozzi che sono stupidissimi, ci sono alcune cose idiote che a me fanno morire da ridere ma che non si possono fare ovviamente. Un giorno forse, in un futuro. Per adesso occupiamoci delle live su YouTube. Un giorno vedremo di fare quelle su Pornhub. Ci farei la recensione del pacco come regalo di Natale. Minchia, cosa hai tirato fuori il pacco. Per nome Kal-El sei ispirato al vero nome di Superman, Kal-El? Sì. Con chi collaboreresti in futuro sulle live? Io, me stesso. Ah, BL Boy Love. Non sapevo questa cosa, grazie che me l'hai spiegato.
Comunque, a chiunque abbia detto Forza Giacomo sono offeso e ora piango. Sono d'accordo con te. Ti prego, adesso ne ho bisogno. Mi aspetto altro che la recensione di High School Musical 3. Ma per quello poi vorrò fare... C'ho un po' di idee per la recensione di High School Musical 3, però mi dovrò organizzare con un po' di persone, perché voglio vedere se riesco a fare una cosa. Era ora che la chat evolvesse le domande chiedendo di Jojo. Ma ho già risposto l'altro giorno. Poi finisci come JTaz bannato da YouTube per una mozzarellona? Cosa? JTaz è stato bannato per una tetta? Seriamente? Non la sapevo questa storia. Si aprirà il secondo canale anonimo solo per queste recensioni. E però vedi, quello che mi dà fastidio è che io potrei fare un canale anonimo, però non potrei spammarlo sui miei social. Cioè, come non potrei dirlo? Perché non torni a introdurre benvenuti a questo nuovo video come una volta? Francesco, questa è una domanda estremamente specifica. Boh, semplicemente perché non ho cambiato... Non so, perché... Boh... Puoi chiedere a una persona perché non parla come parlava 6 anni fa? Perché non inizi a fare recensioni di film indiani? C'è un film parodia di Harry Potter indiano che non sarebbe interessante da trattare in un video. Frusciante lo conosce in live con lui? No? So chi è Frusciante, ma non ci siamo mai... Non abbiamo mai interagito tra di noi. Per High School Musical 3 va per forza fatto un musical con Vic, Bob, Andre e Rob. Il problema è che non sappiamo... A me vorrei tanto saper cantare, perché potrei fare un sacco di cose fighe. Io non ironicamente scriverei, interpreterei canzoni per chiudere in un senso, però non so cantare. Sono stonato come una campana. Tu dai indizi subdoli, tipo Easter eggs, come se fosse il canale di tuo cugino. Sì, ma guarda che... Cioè... Sono così scemi gli sponsor. Perché non fai un revival del format latte e biscotti? Perché era una cosa stupida. Io non. Cioè, è veramente un'idea stupida fare un format dove devi parlare e mangiare nello stesso momento. Perché non riesci. Cosa cantare? Vai di playback come Zac Efron nel primo High School Musical. Cioè, io che parlo, canto con la voce di Pavarotti. Trainers 24, grazie mille, benvenuto, mio cavaliere. Benvenuto nel regno. Dopo una scopata c'è chi fuma e chi si gode le tue live. Ma, Fra, non so se è una cosa di cui vantare. Cioè, è come se tu... Immagina il tuo ragazzo, la tua ragazza che magari vuole le coccole e tu dici... No, no, amore, scusa, levati. Prendi il telefono, c'è la live di Kal-El. Cosa? Sta giocando a Lego Harry Potter. Dai, levati. Non rompere il cazzo. Quella è la porta. Cioè, immagina fare così. Gli sponsor sono agenzie di spionaggio in realtà? Beh, alcuni sì. Secondo un leaker attendibile, Kal-El, il noto youtuber di origine rumena, sarà il regista del porno tra la Minerva e Silente. Va bene, Serena. Trovati un doppiatore personale per le parti cantate della tua vita? Beh, in effetti i doppiatori ne conosco un botto. Forse potrei addirittura arrivarci. Mette le parole Federica lo instrumental e tutti siamo felici. Una bella cosa seguire le live quando hai consumato. Ah, quindi è proprio una cosa comune, eh? Ok. Va bene. Vabbè, ma che sì, che alcuni di voi scopassero con me in sottofondo già lo sapevo. Poi quando YouTube la live mi sembra leggermente in ritardo, tipo 30 secondi. Sì, sì, c'è un delay più grande che su Twitch. Assoluto. True and real. Kal-El, l'anno prossimo avrò la fidanzata. Bravo, Batman, te lo auguro. Te lo auguro. Bom, amici, la mezzanotte si è fatta. 3 ore di live. Pure, io direi che possiamo ritirarci tranquillamente. È stato ottimo. È stato ottimo, ragazzi. Grazie mille. Sarà interessante fare anche poi delle live al pomeriggio per vedere come vanno, come cambia la situazione lì. Prossima live, non ve lo so dire, onestamente. Perché. Perché adesso cioè, ci sono le ferie, ci sono le feste. Ed è un po' un casino. Perché, cioè, domani sono a Milano.
Poi, vabbè, cioè, forse giovedì, però in realtà no, perché poi giovedì devo finire di lavorare il video, venerdì sono una festa, poi c'è il Natale 24-25, la settimana dopo sono in montagna, poi praticamente già Capodanno. Vedrò se riesco a inserirci qualcos'altro, se no, vabbè, peggiore dei casi, ci sentiamo poi fra una decina di giorni direttamente a gennaio, che almeno poi da gennaio magari posso darvi anche dei giorni fissi per le live. Magari boh, 2 o 3 giorni a settimana per occuparci di questa cosa. Comunque vedremo, vedremo. Una sera forse ne faccio una giovedì. Tanto seguitemi su Instagram che vi informo lì, ma tanto qua su YouTube la cosa comoda è che posso fare la live programmata se decido di farlo, quindi ogni tanto controllate il canale, se vedete se vi appare la live programmata così sapete se c'è per quel giorno, per quel pomeriggio. Ragazzi, grazie mille ancora per essere passati, grazie ancora per il supporto, per tutte le donazioni, per i nuovi abbonati, benvenuti nel regno. Vediamo di far cominciare anche questa nuova avventura qua su YouTube, che sono, sì, convinto potrebbe regalarci delle belle soddisfazioni, tutto sommato. No, sì. No, su Instagram rimarrò sempre attivo, no, no, quello sì. Buonanotte, ragazzi.